La finanza creativa. Noi stiamo vivendo ormai una crisi che sappiamo essere la crisi più grande dell'umanità dopo quella del periodo del 400, del 500. Quindi sono 400 anni, 500 anni che non avevamo una situazione così difficile. Ormai quella di Wall Street è considerata unanimemente dagli studiosi come una realtà più debole, che, bisogna anche ricordarlo, ebbe una conclusione grazie alla Seconda Guerra Mondiale. Quindi sono anni questi qui che sono iniziati nel 2007 circa, pesanti, dove tutto quanto viene rimesso in discussione. Una delle cose fondamentali in cui vi è una rimessa in discussione completa è proprio l'attività economica. L'attività economica che è sempre stata di per sé abbastanza difficile. Da quando è nata la cosiddetta scienza economica, quindi alla fine, all'incirca verso la fine del 1700, noi abbiamo avuto vari modelli economici che hanno così governato l'umanità. Oggi con alterne vicende, praticamente sono tutti finiti questi modelli economici. Oggi una delle realtà più difficili che abbiamo e che dobbiamo affrontare è una assoluta mancanza di teoria economica. Detto in altri termini, la crisi oggi ci porta a dire che non sappiamo cosa fare. È brutale la questione, ma è così. Le teorie economiche del passato non sono più pertinenti, non sono più perseguibili. E quindi le motivazioni non sono tanto nel dire cosa potevamo fare di meglio, cosa è successo e così via. Ma è come poter fare tesoro delle situazioni del passato e costruire un nuovo modello economico. Francamente ancora non se ne ha la percezione di una nuova costruzione. Ci si sta tentando e l'unico tentativo abbastanza serio che si sta mettendo in atto viene dal basso, viene da noi. Per il resto la situazione è abbastanza difficile e nebulosa. Cosa è successo tecnicamente? Beh, tutti quanti sanno che la bolla, diciamo, che ha originato il tutto è stata nel 2007, con una particolare struttura finanziaria che ha consentito certe operazioni che sono state chiamate di finanza creativa. Ovvero sia, tutto è partito da una ricerca di ulteriori profitti dopo delle varie crisi che si sono succedute, sempre più pesanti, e la finanza ha cercato di fare il colpo grosso. E questo colpo grosso è stato fatto con i mutui subprime, che hanno generato appunto un modello economico che ha avuto circa 5, 6 anni, 7 anni di vita, molto potente, molto diciamo così, foriera di utili, ma che poi ha scoperchiato assolutamente un mondo, ha scoperchiato una pentola da cui, come nella famosa diciamo, leggenda di Eolo, ecco che sono scaturiti tutti i venti, quindi tutte le difficoltà che abbiamo nel mondo. La domanda che ci si pone era: ma questa crisi era prevedibile? Era una crisi che potevamo ovviare? Era un qualche cosa che aveva qualche sentore per essere evitata? Ecco, la risposta è abbastanza complessa. In un certo senso sì. Già nel 1982 un premio Nobel, James Tobin, quello che è diventato famoso poi, probabilmente la conoscete per la famosa, Tobin Tax,
Ma nel 1982 lui aveva già previsto, e lui non era un economista di quelli, diciamo, molto, come posso dire, di sinistra, no? Ecco, era piuttosto restrittivo. Aveva capito che quanto si stava già preparando era veramente un qualche cosa di pericoloso per tutti. Cosa si stava preparando? Una finanziarizzazione spinta dell'economia che permetteva l'arricchimento non grazie al lavoro, non grazie alla produzione, non grazie alle cose che sono normali nell'essere umano, ma nell'individuare la ricchezza solo e esclusivamente sulle operazioni, sulle transazioni finanziarie. Questo tipo di attività ha consentito, udite, che dal 1970 al 1900, alla fine, diciamo, del 2000, noi abbiamo avuto nel mondo circa 200 crisi economico-finanziarie. 200 crisi sono tante e si sono avvicendate con una rapidità sempre maggiore. Ciascuno di voi può ricordare molte di queste crisi, ne cito alcune: le crisi delle casse di risparmio americane, le crisi delle casse di risparmio della Scandinavia, il problema del Far East, di tutte le cosiddette tigri, le moltissime crisi di Wall Street molto pesanti, le crisi della Brasile, della Russia, le crisi del Messico, le crisi dell'Argentina, le crisi della New Economy, le crisi del Giappone e così via. Praticamente il mercato è diventato darwiniano. Cioè, il concetto di Darwin è che la specie, no, si deve conservare solo chi è capace di cambiare, cioè chi resiste. Tutti gli altri devono essere espulsi dal mercato. Quindi, nell'avverarsi di queste bolle che poi terminavano con le crisi, si sono create enormi ricchezze, che poi sono state anche per un certo verso anche rapidamente. Diciamo, sono venute meno per molti, più che altro per tutti i risparmiatori del mondo. Si sono salvati solo coloro che, ma ce ne parlerà Paolo Meggioraro, che vengono chiamati come mercati. Vedremo stasera che i mercati, quando si parla di mercato, sembra un'entità che non riusciamo a immaginare. Saranno 200-300 operatori di tutto il mondo. Allora, questo clima, questa realtà qui si è basata sull'arricchimento, come dicevo, grazie ad una finanza che ha Mauro. cominciato a lavorare solamente su se stessa. E che cosa ha comportato? Ha comportato vari effetti. Da primo un effetto economico. Le imprese non hanno più cominciato. Non hanno più continuato, meglio, a lavorare ipotizzando un medio tempo, un medio lungo termine di investimenti, di attività, di produzioni, eccetera, eccetera. Ma si sono tutte riversate nel brevissimo tempo. Bisognava fare i bilanci semestrali addirittura sempre migliori. Perché? Perché i bilanci semestrali sempre migliori portavano ad un incremento dei titoli in borsa. L'incremento dei titoli in borsa portava ai risparmiatori. I risparmiatori si guadagnavano molto con i dividendi delle imprese e con i capital gain. Praticamente tutto ciò che serviva per far soldi a breve è stato sfruttato. Ci sono stati vari film addirittura, e voi sapete che quando le cose arrivano al cinematografo vuol dire che qualcosa è già passato. Pensate ai film molto famosi, Wall Street, pensate a un film che piace molto alle donne, Pretty Woman. Andate a rivederveli questi film, sono datati, ma che ci raccontano questa storia, dove si parla di imprese non più come lavoratori, ma solamente come share, come azioni.
Questo tipo di finanza ha sempre preso più terreno, tant'è vero che sono state modificate le leggi bancarie. Le banche, che erano divise tra banche commerciali e banche di affari, sono state riunificate. Questo è successo sia negli Stati Uniti che in Europa che in Italia. Provate a pensare come alla fine degli anni 90, arrivato Mauro, alla fine degli anni 90 la legge Amato-Carli ha praticamente messo fine all'esperienza delle casse di risparmio. Degli anni 80, scusate. Alla fine all'inizio degli anni 90, il nuovo testo unico ha modificato anche in Italia il sistema bancario che bene o male aveva retto per un certo periodo. Aveva retto sì, insomma, per un periodo piuttosto lungo, dal 36. Quindi il sistema economico ha cominciato a perdere colpi a favore di un sistema finanziario sempre più pesante e sempre più controllato. Questo sistema, appunto, ha dato una seria scossa al mercato, al pensiero del mercato. Dietro questo pensiero, che si può identificare con Washington Consensus, con tutta una serie di problematiche che sono venuti in tutti i mercati, ha portato a una formazione economica anche da parte delle scuole e delle università, estremamente capitalistica, lo dico in senso economico e non politico. Io questa sera voglio essere, come cerco di fare da parecchio tempo, un economista. E quindi ne parlo in maniera asettica su quello che sto dicendo. Penso che possiate trovare una letteratura adeguata da parte di tutti. Ormai questa lettura è una lettura tranquilla, normale. Non c'è politica, non c'è ideologia in quello che dico. Quindi un sistema di pensiero che ha cominciato a cambiare tutti noi. Tutti noi che, forse non voi di questa stanza, ma ne conoscete, penso, a centinaia di persone che hanno cominciato a pensare ai loro capitali come interesse e non come partecipazione ad una vita economica collettiva. Ognuno che andava in banca voleva il massimo per i propri finanziamenti, scusate, per i propri risparmi, per i propri soldi, completamente disinteressandosi di dove andavano a finire questi soldi, del perché venivano dati così tanti alti tassi di interesse. Insomma, nessuno voleva sapere, tutti volevano avere. E tutto il sistema finanziario, dalle banche alle SIM, a tutte le varie agenzie mondiali, hanno cominciato a pensare unicamente a come, dicevo prima, far soldi per i soldi, perché era questo che si voleva. Una volta le banche, che è anziano come me lo ricorderà, fino alla fine degli anni 90, ma no, all'inizio degli anni 90, scusate, non erano così frequenti. In città c'erano poche banche, ma poi più che altro le banche erano dove c'era il lavoro, nelle ZAI. Dal 90 in poi abbiamo sotto casa una miriade di banche. E l'ufficio più importante della banca ha cessato di essere l'ufficio fidi, quello che dava i finanziamenti, ma ha cominciato ad essere l'ufficio titoli. Si raccolgono soldi per far soldi, non per fare economia. Questo è stato il vulnus di cui tutti noi, in un certo senso, siamo partecipi. Perché nessuno di noi, se non coloro che si sono cominciati a interpellare su un certo tipo di finanza, e la prima sede in Italia è stata proprio Verona con la MAG, a cui poi sono seguite altre esperienze che è culminata nella banca etica e in altre formule. Ecco, a parte questi, chi è che protestava? Voi sapete benissimo che per una coppia di genitori il massimo per i propri figli era che il figlio andasse a lavorare in banca.
perché era un posto sicuro. Ma nessuno ha pensato: ma cosa sta facendo la banca? Quindi non possiamo scagliarci solo e esclusivamente contro coloro che hanno maneggiato. Dobbiamo pensare anche un po' a quello che noi, perché abbiamo aderito anche noi ad un certo tipo di attività. Io sono tra quelli che ha concorso a creare questa sperequazione. E quando mi sono accorto, sono andato via. Non ne potevo più. E ho cominciato a ragionare in termini di finanza etica. Allora, siamo arrivati oggi ad una situazione abbastanza particolare. Mauro, che ha sottomano la storia e la cronaca, vi dirà dei numeri, vi dirà delle particolarità. Oggi c'è ancora paura sui mercati, perché se non vado errato, dimmi tu Mauro, ma i titoli tossici sono ancora più elevati in quantità di quanti erano una volta. Il sistema non è stato minimamente toccato, le normative non hanno minimamente riguardato il cambiamento delle formule della finanza, sia nazionale che europea che internazionale. Abbiamo cambiato le leggi sul lavoro, ma non abbiamo cambiato le leggi sui paradisi fiscali, sulle banche, sulle transazioni. Non stiamo facendo niente di tutto questo. E ne vediamo le conseguenze. Allora, dobbiamo cominciare veramente a modificare qualche cosa che deve essere non solo proveniente dalla pancia, ma che provenga anche dal cervello. Dobbiamo cominciare a organizzarci in maniera adeguata. La cosa più tremenda del mondo capitalistico è che il mondo capitalistico ha sempre accettato di buon grado chi lo contrastava. Perché così era democratico, però non ha mai ascoltato nessun altro. E allora alle volte siamo un po' come i polli di Renzo, che ci becchiamo tra di noi, invece di andare contro un unico grande, una grande situazione. E oggi siamo arrivati ad avere una finanza, basta leggere il Sole 24 Ore di qualche giorno fa, in cui si stanno facendo ulteriori futures, ma anche particolari formule di assicurazione sulle persone anziane, sulle case di riposo. Si sta giocando in termini veramente incredibili, poi Mauro ce ne racconterà alcuni casi, sulla vita umana in maniera pazzesca. Quindi siamo arrivati ad una finanza che non ha più remore su niente. Allora, il capire che la finanza deve tornare etica, che il denaro deve tornare a essere un mezzo e non un fine, che dobbiamo educare la gioventù in un altro modo, che bisogna cambiare i testi universitari. Francesco ha detto tante cose interessanti, ma non ha detto le cose che mi stanno più a cuore in questo momento, che insegno economia all'università, che insegno questo tipo di economia. E non vado a insegnare in università sconosciute, vado a insegnare a Pisa, vado a insegnare a Roma, a Napoli. E quindi queste cose si cominciano a dire, si cominciano a studiare. Come banca etica stiamo cercando di essere presenti su tutto il territorio nazionale, ma con le aggregate su tutto il territorio internazionale. Facciamo poco, perché siamo piccoli. È difficile fare di più. È difficile fare se non siamo poi supportati da centinaia di migliaia di persone che ormai non scendono più in piazza con noi. Quanti sanno che esiste un movimento per la riforma della Banca Mondiale? Certo, Andrea Tronchin, penso che questa sera ci parlerà di cose bellissime. Dallo Sheikh, eccetera, eccetera, cose che
io personalmente condivido moltissimo. Ma dobbiamo cominciare a pensare in maniera veramente forte di come contrastare qualcosa che è grande e che sta tranquillamente abbattendo tutte le probabilità di successo che anche governi che possono essere innovativi stanno cercando di fare. Mi si diceva a Bruxelles che quando è stata pensata la legge sulla Tobin Tax, sulle transazioni finanziarie, con una risoluzione anche del Parlamento europeo, il giorno dopo sono piombati nel Parlamento 800 lobbisti pronti a bloccare la legge. Praticamente ogni lobbista si è preso un parlamentare europeo. E infatti la legge è stata modificata in maniera tale che è una cosa ormai, la legge sulle transazioni finanziarie, è molto, molto discutibile. Molto riduttiva. E allora, in questo aspetto, che può essere triste, vediamo forse qualche cosa di importante. Abbiamo tante cose da fare. Abbiamo da costruire un mondo nuovo. Abbiamo da lavorare. Possiamo dare una speranza ai nostri figli. Possiamo cambiare qualche cosa veramente in modo epocale. Certo, l'ambiente è quello che è. Anche Doha non è stato un granché come conclusione dei lavori per l'ambiente. Eppure noi abbiamo la speranza di poter lavorare. Quelli che si occupano della decrescita, dell'economia civile, di tutte queste formule che vivono praticamente insieme, vedono forze nuove. Io sono stato al convegno della decrescita a Venezia, ho tenuto due tavoli, sono tornato a casa molto felice, proprio perché ho visto tanta, ma tanta gioventù molto preparata, con la voglia di cambiare qualcosa. Abbiamo bisogno però di tanti, di troppi che fino adesso sono stati silenziosi, che hanno assecondato anche un certo tipo di finanza, che quando c'era da far sentire la voce non l'hanno fatta sentire. Ecco, allora io credo che deve partire dal nostro cambiamento qualche cosa che poi possa cambiare le vesti dell'umanità. Io ci credo, sebbene sono pesante certe volte le cose che devo dire, che devo scrivere, ma che devo anche leggere, io la sera vado a letto convinto, contento. Io ho avuto 2 giorni adesso a Padova di scuola, ho dovuto tenere dei corsi di formazione e sono molto stanco questa sera, ma sono veramente cioè, contento dentro, perché quelle persone che hanno partecipato con me ai corsi, che sono tutte persone giovani, e permettete di dirlo, il 90% erano donne, sulle quali io punto molto di più degli uomini in questo momento, ecco, hanno la certezza e la voglia di cambiare qualche cosa. E quando c'è questa voglia, state sicuri, si cambia. Adesso sentirete persone più brave di me e quindi mi taccio. Buonasera. Grazie Riccardo Milano. E proseguiamo ora con Mauro che, come vi dicevo, dico anche per gli ultimi arrivati, viene da Milano, quindi con una soppressione del treno è arrivato un attimo in ritardo per questo motivo, e continuiamo, diciamo, con il tema della finanza creativa. Velocissimamente, Mauro Meggiolaro nasce a Verona nel 76, consegue nel 99 presso l'Università di Trieste il titolo di laurea in scienze internazionali e diplomatiche, specializzazione in economia internazionale, con il massimo dei voti, con una tesi sulla finanza d'impresa, le banche etiche come nuove alternative nel mercato finanziario europeo. E nel 2007 approfondisce ulteriormente con il primo corso
in mercati finanziari e asset management, SDA presso l'Università Bocconi di Milano. Esperienza di lavoro: dal 2000 al 2002 in Germania lavora nella città di Bochum, Amburgo e Berlino presso il GLS, cioè la banca etica tedesca, no? Prima banca. E successivo ruolo di promotore finanziario presso a Berlino per il collocamento di fondi di comune investimento etici. Nel 2002 a Bruxelles lavora presso Etibel, società che fa ricerche sulle responsabilità sociali e ambientali delle imprese, e dal 2002 al 2008 per Etica SGR è responsabile di comunicazione e ricerca, occupandosi di consulenza sugli investimenti socialmente responsabili e coordinamento, iniziative di azionariato attivo, coordinamento del comitato etico e pubbliche relazioni ufficio stampa. Dal 2009 consulente indipendente per Banca Popolare Etica nel settore delle responsabilità sociali d'impresa, per la Fondazione Culturale Responsabilità Etica Onlus, segue l'ambito di azionariato critico. Altre esperienze: nel 2002 collabora con settimanali e mensili, e dal 2003 è redattore della rivista Valori, mensile che si occupa di sviluppo sostenibile e responsabilità sociali d'impresa. E infine è coautore insieme con Fabio Salviato, il fondatore di Banca Etica, di Ho sognato una banca, dove ci siamo conosciuti alle presentazioni, edizioni Feltrinelli. Ecco, e il tema di questa sera, lo ricordo, è dove sono finiti i miei soldi. L'abbiamo messa giù in maniera molto diretta, molto cruda: finanza ladra. Dopodiché diamo spazio anche alle domande, alcune mi venivano subito come, diciamo, ruolo stimolatore, le butto già lì: che cos'è la Tobin Tax e cosa sono le tassazioni, transazioni finanziarie, cosa significa banca armata, e appunto una spiegazione proprio di dove, come mai, oltre che, diciamo, dell'excursus, i soldi non ci sono più. Proprio ritornare un attimo al tema: dove sono finiti i miei soldi, okay. Per Riccardo. La parola a Mauro. Grazie e buonasera a tutti, sono contento di essere qua questa sera, sono contento che siate anche venuti nonostante il freddo e che scoraggia un po' tutti ad uscire in questi giorni. Sono molto contento di essere qua anche con Riccardo Milano, che è un po' il mio mentore all'interno di Banca Etica. Diciamo che è stato lui a introdurmi nel mondo di Banca Etica ancora molti anni fa, diciamo, agli inizi. E l'allievo ha superato il maestro. No, adesso Riccardo, dai, smetti. Allora, io questa sera volevo parlarvi di un paio di fatti, partendo dalla cronaca di oggi. Ho preso il Financial Times e oggi parla di due casi molto interessanti, secondo me. Il primo riguarda un trader, cioè uno che compra e vende titoli, e due brokers che fanno più o meno la stessa cosa, che sono stati arrestati e sono i primi arresti sullo scandalo LIBOR o LIBOR. Che cos'è questo scandalo? È uno scandalo grossissimo che ha coinvolto una delle più grandi banche inglesi, la Barclays, che fa molta pubblicità, forse l'avete vista anche voi, ha comprato anche molte filiali di banche italiane e quindi è presente anche nelle nostre città con i suoi sportelli, e fino a poco tempo fa faceva una pubblicità molto aggressiva sui depositi, tipo depositi a breve 4,5-5%, no, Riccardo? Sì, sì. La Barclays è la banca che è stata coinvolta per prima nello scandalo di manipolazione del LIBOR. LIBOR è in sostanza un indice, diciamo è un tasso di riferimento, che viene usato non solo a Londra, visto che si chiama London Interbank Interbanking Official Rate, quindi è un tasso interbancario, un tasso che viene usato come riferimento poi per calcolare anche i tassi di finanziamenti o i tassi di mutui. Questo tasso, siccome viene calcolato in base alle previsioni che una serie di banche fanno sull'andamento del tasso nel futuro, cosa è successo? Queste banche si sono messe d'accordo insieme per manipolarlo a loro vantaggio,
in modo da mettere le loro previsioni un po' più alte, un po' più basse del previsto, a seconda dei contratti che stipulavano con la clientela, in modo poi da guadagnare, diciamo, sulla differenza, in modo ovviamente fraudolento. È stata coinvolta la Barclays, prima di tutte le banche, è stata un po' la capofila, però non è solo la Barclays ad essere stata coinvolta, sono una serie di grosse banche europee ed internazionali. E oggi, per esempio, si parla di contrattazioni che riguardano contratti e scambi basati sullo yen, quindi non solo sulla sterlina. Oggi ecco la notizia dei primi arresti. La Barclays ultimamente è molto più cauta nelle sue pubblicità sui tassi, anche perché sono uscite una serie di parodie, di vignette satiriche sul fatto che la Barclays usciva con questi grandi manifesti, questo tasso lo creiamo noi su misura. In effetti, mentre facevano questi manifesti, nei loro uffici stavano manipolando i tassi, li stavano creando, certo, li stavano creando loro, nel senso che li mettevano più alti o più bassi per poi approfittarne. Un'altra notizia molto interessante riguarda la banca HSBC, HSBC, che vuol dire Hong Kong Shanghai Bank Corporation, che è una banca in realtà internazionale, con gran parte dei suoi affari in Inghilterra, però presenti in tutto il mondo. La Hong Kong Shanghai Bank Corporation in luglio, mentre ci godevamo il caldo e non il freddo, e non soffrivamo il freddo come stasera, in luglio è uscita una notizia sconvolgente, secondo me, in quanto la Hong Kong Shanghai Bank Corporation, in base ad un'inchiesta del Senato americano, è stata scoperta a riciclare ben 881 milioni di dollari dal traffico della droga dai cartelli messicani e colombiani. 881 milioni di dollari, questo è quello che si è riusciti a provare. Quello che diceva questa inchiesta del Senato americano, e che pochi giornali hanno riportato, è che in realtà la banca HSBC aveva fatto dei grossi errori, o diciamo aveva vigilato in modo insufficiente su transazioni per un valore di ben 60 miliardi di dollari. 60 miliardi di dollari, noi possiamo pensarlo, non so, per dare un ordine di grandezza, il risparmio gestito in Italia, tutti i fondi di investimento che comprano le famiglie o le banche, eccetera, sono intorno ai 400-450 miliardi, neanche adesso. No, meno. Anche meno, cioè siamo sotto i 400 miliardi di dollari. Pensate, questa banca non ha vigilato per transazioni che sono, non lo so, un quinto di tutto quello che si risparmia in Italia in fondi. Cos'è successo a questa banca? Ora però sono arrivate le sanzioni, perché bisogna dire che certamente sono stati fatti dei grossi errori. Ogni tanto arrivano però anche delle sanzioni, forse meno spesso di quanto vorremmo, sicuramente di più nei paesi anglosassoni rispetto ai paesi, diciamo, dell'Europa centro-settentrionale, esclusa l'Inghilterra, perché c'è una cultura finanziaria e legale diversa, però arrivano le sanzioni. E HSBC quanto deve pagare? Allora, deve pagare 1,26 miliardi di dollari per tutti i patteggiamenti nei confronti del Dipartimento di Giustizia americano. Deve pagare poi 665 milioni di dollari alle autorità di vigilanza americane, che sono in sostanza la SEC, la Consob americana, se vogliamo, l'autorità di vigilanza dei mercati, e già siamo a quasi 2 miliardi di dollari. In più deve spendere 700 milioni di dollari per lanciare un programma che si chiama Know Your Customer, che vuol dire conosci
il tuo cliente per fare un'analisi più attenta dei suoi clienti. Allora, leggendo questo articolo, pensando anche a quello che invece fa Banca Etica, mi è venuto un po' da ridere, nel senso che io penso, ho pensato subito, perché spendere quasi 3 miliardi di dollari perché si sono commesse ripetutamente delle frodi per guadagnare più soldi? Sono arrivati i soldi del riciclaggio, si sapeva che erano i soldi del riciclaggio, perché le banche, i loro clienti li conoscono, non è che arriva una persona con 10 milioni di dollari e gli si dice non lo sapevo, non immaginavo che questi soldi arrivassero da riciclaggio, li ho fatti depositare in contanti, oppure la persona ha portato questi soldi, come succede spesso nel riciclaggio di denaro, quando c'è la prima fase che si chiama placement, no? Nel placement qual è il problema? Ho un sacco di contanti, li devo depositare in banca. Ebbene, spesso cosa si fa? Si fanno delle operazioni che si chiamano smurfing, smurf vuol dire puffo in inglese, no? Quindi si riducono le grandi somme in piccole somme, tanti piccoli puffi, e tante persone diverse le vanno a depositare in modo da non destare sospetti. In questo caso non è stato neanche necessario fare lo smurfing. Il trafficante è andato, cosa ha fatto? Con i proventi della vendita della droga negli Stati Uniti, come succede spesso, di solito si fa così, si porta il denaro oltre frontiera, l'ha portato in Messico. In Messico è andato dalla filiale della HSBC in Messico, che essendo in Messico non deve sottostare a tutte le regole, qui deve sottostare la HSBC americana, però poi nell'inchiesta del Senato si dice, ma però tu sei un gruppo internazionale, dovresti monitorare con la stessa diligenza anche sulle tue filiali estere. Una volta portati i contanti in Messico, si depositano con il placement all'interno della banca e a quel punto lì è finita, a quel punto lì il contante si trasforma in moneta elettronica e può essere diffuso nel sistema finanziario globale, che è come un sistema cardiocircolatorio, cioè alla fine non si capisce più qual è il sangue di una arteria e quello di un'altra arteria, semplicemente è denaro che circola libero nel sistema finanziario internazionale. Sicuramente, per continuare nell'esempio del riciclaggio, alla fase di placement deve seguire la fase di layering, cioè la fase in sostanza di confusione. Tornando all'esempio delle HSBC, quando porto i soldi contanti in Messico, li deposito nelle HSBC, lì faccio un bonifico alle HSBC negli Stati Uniti, oppure, perché no, in una delle tante filiali della banca HSBC, in paesi considerati a fiscalità agevolata o paradisi fiscali o paesi poco trasparenti o paesi opachi, come vogliamo chiamarli, e quindi magari nella filiale della HSBC nel Delaware, oppure che è una regione che è uno stato degli Stati Uniti, oppure nella filiale della HSBC a Londra, oppure nelle isole Cayman, uno delle tante isolette caraibiche nelle quali è possibile aprire delle istituzioni finanziarie, delle società, senza spiegarne i motivi, senza spiegare chi sono gli azionisti, addirittura le azioni sono al portatore. Da lì poi si fanno altre 100 transazioni verso altre banche e poi tutto viene ricondotto ad unità e torna in una banca finale. Da lì finalmente i soldi, quando si è confusa la loro origine, in modo che non si possa più risalire, se non con inchieste lunghissime che poi diciamo regolarmente sforano i tempi previsti per le indagini preliminari o per le prescrizioni, questi soldi arrivano alla fase di integration. Cosa vuol dire integration? Integrazione nel sistema, quindi sia legale che illegale, cioè sia legale con, che ne so, acquisto di azioni, di obbligazioni, di case, di oro, di diamanti, di automobili, o anche l'acquisto di terreni, come abbiamo visto con Riccardo nella ricerca che abbiamo fatto col progetto SCORE, terreni per l'installazione di fattorie solari,
o centrali eoliche, perché anche lì il crimine organizzato si è diretto negli ultimi anni attratto dagli incentivi che sono stati rilevanti fino a un anno e mezzo fa, diciamo. Quindi questo è un po' il circolo, la via che prende il denaro, quando tu chiedi dove sono andati a finire i nostri soldi. Ecco, questo è un modo per spiegare dove sono andati a finire i soldi. Tanto che Antonio Maria Costa, che è stato fino a due anni fa il responsabile dell'ufficio contro il traffico di droga delle Nazioni Unite, Antonio Maria Costa ha detto due cose interessanti, secondo me. Una, che gli è costata il posto, perché dopodiché ha dovuto lasciare il suo posto, e una che ha detto dopo aver lasciato il posto. La prima, che ha detto i soldi della criminalità organizzata, o comunque i soldi di attività illegali, sono stati essenziali nei momenti peggiori della crisi finanziaria, cioè parliamo del settembre 2008 in poi, in un periodo in cui si era bloccato il sistema interbancario, cioè il sistema attraverso il quale le banche si prestano i soldi, che è fondamentale per il funzionamento dell'economia, perché come il sistema cardiocircolatorio delle banche e del sistema finanziario, quando si è bloccato il sistema interbancario dei prestiti tra le banche, non perché non ci fossero più soldi, ricordiamolo sempre, i soldi ci sono sempre stati, ma perché è mancata la fiducia. A un certo punto una banca che fino al giorno prima prestava i soldi alla banca che gli stava di fronte, a un certo punto ha detto: io i soldi non te li do più, perché chi mi dice che quello che hai nel bilancio è vero? Chi mi dice che quei prodotti finanziari esotici di cui ti sei riempito il bilancio hanno veramente il valore che tu dici che questi abbiano? A quel punto si è bloccato il sistema interbancario, ha detto Antonio Maria Costa, lì è intervenuto il denaro fresco della criminalità organizzata, che è sempre alla ricerca spasmodica di modi per essere introdotto nell'economia illegale, perché il denaro da quelle parti non manca mai. E ha detto: ci sono state delle banche che sono state salvate dai soldi della criminalità organizzata. A quel punto Antonio Maria Costa ha perso il posto. Sì, prima è stato persuaso a ritornare, cioè è stato consigliato di ritornare sui suoi passi, non l'ha fatto, e poi è stato isolato all'interno della sua struttura e ha perso il posto. La cosa che ha detto dopo che ha perso il posto, e che ha riportato anche Roberto Saviano in un bellissimo articolo sul New York Times, che ha pubblicato l'agosto scorso, anche in seguito a questo scandalo della HSBC, Antonio Maria Costa ha detto: faccio fatica ad immaginarmi nel mondo, anzi secondo me non esiste una banca che non sia toccata dai proventi, dai soldi, anche in modo marginale, della criminalità organizzata. Una dichiarazione forte, però viene fatta da una persona che ha cognizione di quello che succede nei mercati finanziari. Quello che penso sempre io, quello che mi viene sempre da dire quando sento una cosa del genere è: almeno, diciamo, volontariamente, almeno con la buona fede, Banca Etica cerca di tenersi il più lontano possibile da questo denaro. Per esempio, è stata l'unica banca a dire di no ai soldi dello scudo fiscale, questo dobbiamo ricordarlo. Cioè, se c'è una banca in Italia che ha detto di no ai soldi dello scudo fiscale, è Banca Etica. Tutte le altre banche, comprese le banche di credito cooperativo, hanno detto: noi siamo qua, c'è una legge dello Stato, quindi è legale, e noi vi aiutiamo a applicare questa legge. Però un tema su cui ci si scontra spesso quando si parla di etica, e qui non voglio rubare il mestiere a Riccardo, che su questi temi è molto più ferrato, bisogna fare bene una distinzione, ovviamente, tra quello che è legale e quello che poi è etico e è nell'interesse del bene comune. Questo è un tema su cui ci si scontra spesso anche nelle nostre attività, nella nostra attività di azionariato critico che hai citato prima, che poi un po' vi racconto in chiusura. E quello che mi premeva sottolineare, riprendendo anche quello che ha detto Riccardo prima,
nel sistema finanziario si stanno timidamente programmando, approvando delle riforme, molto timidamente, però qualcosa si sta facendo. Io credo che questo vada detto. Forse noi, scottati come siamo da quello che è successo, ci immaginiamo delle riforme molto più radicali, e naturalmente noi facciamo campagna anche per riforme molto più radicali. Poi spesso quello che si riesce a ottenere è una parte del tutto, o comunque è una parte che magari che possiamo ritenere insoddisfacente. In realtà qualcosa si sta muovendo, purtroppo se ne parla poco, si sta muovendo sia negli Stati Uniti con questa grande riforma che però è sempre a un parto molto lungo e con lunghissime discussioni. Se pensiamo che gli Stati Uniti sono stati proprio il centro nel quale è esplosa la bomba di Hiroshima della crisi finanziaria, diciamo che però l'amministrazione Obama ha avuto il coraggio di mettere diciamo sulla strada questa riforma, la riforma Dodd-Frank. Dall'altra parte, a livello europeo, ci sono almeno una ventina di diverse riforme che stanno per essere discusse in questo periodo nel Parlamento europeo, e lo saranno anche per l'anno prossimo, e riguardano una serie di garanzie per ridurre, per esempio, l'high frequency trading, questo contrattazioni elettroniche automatizzate che stanno facendo impazzire le borse. È una cosa assurda. Ci sono le borse che sono guidate non dagli uomini ma da logaritmi, da formule matematiche, per cui quando un titolo si muove di un centesimo sopra una determinata soglia, allora scattano le vendite automaticamente, le fanno i computer, non c'è più un uomo. È successo nel maggio del 2011 che c'è stato un crash di cui si è parlato poco nella borsa americana, in cui la borsa ha perso nel giro di pochi minuti il 17%, poi sono state sospese le contrattazioni. Perché? Perché si era perso il controllo dei computer, si era perso il controllo delle contrattazioni logaritmiche. Quindi bene fidarsi dei logaritmi, però magari degli algoritmi. Bene fidarsi, però, se dietro da qualche parte ogni tanto magari c'è un uomo che ragiona con una coscienza, forse certe esasperazioni si potrebbero evitare. E in effetti il Parlamento europeo ha licenziato la prima bozza della normativa MiFID, la normativa sui mercati finanziari, che adesso passerà attraverso le altre fasi di approvazione, e l'anno prossimo comincerà ad essere introdotta nei diversi stati. In questa normativa c'è una diciamo seria limitazione dell'high frequency trading, quindi questo dobbiamo salutarlo con interesse e attenzione. Quello che però non è stato fatto, no, è stata approvata anche una normativa di limitazione, almeno in Europa, nei mercati europei, della speculazione sulle materie prime agricole. Voi sapete che dopo lo scoppio della bolla immobiliare tutti si sono spostati sulla speculazione sul grano, sul cotone, sullo zucchero, sulla soia, sulla carne di maiale. Sono tutti titoli finanziari derivati che sono nati per motivi, diciamo, di garanzia, di tra virgolette assicurazione, anche se non si può dire assicurazione, per tutelare i contadini da annate particolarmente diciamo sfavorevoli. Poi però da tutela si sono trasformati in scommessa, quindi tutti si sono messi a scommettere sul prezzo della soia, dello zucchero, del caffè, anche se non coltivavano soia, zucchero, caffè, o non dovevano comprare soia, zucchero, caffè, e quindi non si dovevano tutelare dalla volatilità dei prezzi. Per cui è diventato un titolo su cui puntare i soldi come ogni altro titolo. Però dietro a questi cibi, a questi prodotti agricoli, ci sono degli agricoltori, e dietro questi prodotti agricoli ci sono dei popoli che si alimentano. E quindi cosa è successo? Questi prezzi gonfiati dalla speculazione o spinti eccessivamente al ribasso hanno finito per sconvolgere gli equilibri di interi villaggi, di intere regioni, e quindi a questo punto in Europa si è introdotta una
una limitazione. Ecco, la limitazione avrebbe potuto essere più forte. Questa è stata la proposta, per esempio, dei Verdi tedeschi, che secondo me sono i più ferrati per quanto riguarda le dinamiche della finanza internazionale all'interno del Parlamento europeo. I Verdi tedeschi avevano fatto una proposta per ridurre in modo ancora più drastico la speculazione sui derivati, sulle materie prime agricole. Erano riusciti a convincere i socialdemocratici tedeschi, che hanno votato a favore di questo intervento ancora più drastico. Poi però, purtroppo, a causa del voto contrario dei rappresentanti, della maggior parte dei rappresentanti del partito del PD italiano e di una parte dei rappresentanti dei partiti socialdemocratici dell'Est Europa, questa riforma, diciamo, che avrebbe permesso di regolare in modo più severo le transazioni su questo tipo di materie prime, non è purtroppo passata. È passata la parte più diciamo più debole, ecco, anche se qualcosa si è fatto. Su questo ve lo racconto perché su questo ho scritto un articolo sul Fatto Quotidiano, che poi, grazie ai soci di alcuni soci di Banca Etica di Verona, è stato rilanciato. I soci hanno chiesto a tutti i politici del Partito Democratico, che hanno risposto e hanno sostenuto una tesi diversa rispetto a quella che sto sostenendo io, ma per carità se ne può discutere. Hanno detto: attenzione, i Verdi hanno un po' forzato la mano, sono stati forse un po' radicali, perché noi avevamo già raggiunto un compromesso con i popolari e avevamo paura che, facendo passare questa normativa, si facesse poi saltare tutto il banco e non passasse neanche questa minima riforma. Ecco, sono opinioni diverse, che hanno tutte e due, entrambe, le loro ragioni. La cosa che mi è piaciuta in questo, e che è un po' un messaggio che voglio lasciarvi stasera, è che mentre si sta discutendo delle riforme finanziarie a Bruxelles, dobbiamo essere anche noi che interagiamo con la politica e che rendiamo la politica consapevole di quello che sta facendo, perché, a parte alcuni rari casi, diciamo, di persone che a livello di Parlamento europeo si impegnano, buona parte delle persone è poco presente a Bruxelles, si occupa di questioni nazionali. Quando gli si presenta il dossier della MIFID sulla valutazione, il voto contrario a favore di nuove norme sui mercati finanziari, cosa fanno? Dicono: ah, bene, cosa dice il mio capogruppo? Il capogruppo dice di votare a favore o contro. Bene, voto a favore o contro, non so neanche io perché. E questo è l'aspetto grave, che secondo me, per questo mi è piaciuto un po' questo movimento che si è creato attorno all'articolo, che era un po' una provocazione per sentire se qualcuno risponde. E ha funzionato, bisogna farlo più spesso, bisogna far capire a chi è a Bruxelles, perché, lo ripeto, queste riforme non si fanno a Roma, si fanno a Bruxelles, si fanno nel consesso europeo. Quindi spesso noi siamo concentrati, con la testa bassa, a parlare delle nostre piccole beghe nazionali. È tornato Berlusconi, Beppe Grillo dice questa cosa, quell'altro gli risponde questo, Casini dice, Bersani risponde. Però quello che è veramente importante per la nostra economia quotidiana, quello che succede a livello globale, viene deciso a Bruxelles, non viene deciso a Roma. Poi Roma si adegua alle direttive, la direttiva MIFID poi sarà discussa anche a livello ABI, a livello delle organizzazioni nazionali, e poi sarà approvata con alcune modifiche per renderla, per integrarla nel corpus normativo italiano, ecco. Però le decisioni principali si fanno a Bruxelles, quindi secondo me dobbiamo anche essere attenti a quello che succede a quel livello, perché io penso che, visto anche quello che ha detto prima Riccardo, che la regolamentazione della finanza e la nostra attenzione anche verso quello che succede a livello di mercati finanziari o di processi, se non ci vogliamo interessare di mercati, che magari non ci interessa perché non vogliamo investire, perché risparmiamo e abbiamo altre priorità, però capire come funziona
in termini di macro processi, ci aiuta a capire anche come agire in modo politico, come essere attivi in modo politico, che proposte hanno fatto, che proposte faranno i nostri politici nella prossima campagna elettorale sulla finanza, sulla regolazione dei mercati finanziari, sulle banche, cosa diranno? Stiamo ben attenti, molto spesso nella maggior parte dei casi cercheranno di eludere l'argomento, però noi dobbiamo essere lì a punzecchiarli, perché è lì che si creano i problemi, non è Monti che crea il problema dell'Italia, Monti è lì perché ci sono dei problemi, scusate il gioco di parole, a monte, cioè sono problemi che sono creati dai mercati finanziari, sono i problemi creati da quei fenomeni che descriveva Riccardo prima, quindi dobbiamo pensarla anche secondo me in questo modo, ecco, pensare anche ai politici, per esempio in Inghilterra, e qui chiudo, è uscito questo rapporto da parte di un gruppo di giornalisti investigativi che dice in Inghilterra ci sono ben 650 gruppi, gruppuscoli, gruppetti che fanno lobby sui politici, su questi temi, sulla riforma delle pensioni, sulla riforma dei mercati finanziari. Appena un politico dice qualcosa, propone una legge, come diceva Riccardo prima, questi piombano e arrivano lì, ti invitano al convegno, organizzano la serata, organizzano il viaggio e ti spiegano in tutti i modi, con belle, luccicanti presentazioni PowerPoint, che quello che vuoi proporre di approvare è sbagliato, che non è nell'interesse del comune, non è nell'interesse del tuo partito. Ecco, ebbene, questi gruppi spendono dei soldi che poi i politici in qualche modo ottengono sotto forma di finanziamento. Negli Stati Uniti sono pubblici i finanziamenti ai gruppi politici, sotto forma di finanziamento oppure in modo più surrettizio. Lo stesso candidato dell'SPD che adesso si candida per far finta di battere la Merkel, perché è chiaro già da adesso che non ce la farà, Peer Steinbrück, ha guadagnato l'anno scorso e l'ha dichiarato 1,6 milioni di euro per presenziare a convegni organizzati da banche e istituzioni finanziarie. Allora, quando Peer Steinbrück in un consesso pubblico si scaglia contro lo strapotere delle banche, contro le banche che devono pagare perché finora non hanno pagato la crisi di cui sono responsabili, quando Peer Steinbrück lo sento dire un'altra volta una cosa del genere, dico, ma ci devo credere forse? Ho dei dubbi, dopo che ho visto che ha dichiarato lui in modo trasparente che ha guadagnato questi soldi per partecipare, e sono tanti soldi. Noi quando andiamo in genere, anche quando qualcuno va a parlare per fare queste serate di sensibilizzazione, Riccardo, lo vedete, è diventato milionario. Lui si fa una serata al giorno, a volte due, e non ha più problemi di tipo finanziario. No, questi sono convegni, convention, dove il politico viene invitato, viene pagato profumatamente e viene invitato indirettamente a ricordarsi di chi l'ha invitato, quando dovrà decidere quali normative far passare, quali idee far passare e quali no. Grazie Mauro, ora velocemente la parola a Maria Teresa Giacomazzi. Abbiamo parlato prima con Riccardo. Riccardo ha fatto parte anche della cooperativa Verso la Banca Etica, e quindi parliamo anche di MAG indirettamente, anche già nella presentazione. Quindi ho già fatto un pezzo. Una domanda che mi viene subito, prima che mi dimentichi, a Mauro. Spesso la Banca Etica dice che ha dei fondi limitati per i finanziamenti, anche se sono sempre nell'economia sociale, no? E una delle motivazioni è che ci sono pochi soci, poco capitale sociale, e quindi un finanziamento limitato, perché a livello di una BCE in sostanza locale. BCE. Magari. Come crescere? Ha senso fare una banca europea?
Questa è la domanda. Ecco, la parola adesso alla MAG, Maria Teresa Giacomazzi. Passiamo, diciamo, dalla finanza etica all'economia sociale. Quindi abbiamo voluto questa contrapposizione, perché integrazione appunto, perché dalla finanza etica passiamo anche agli esempi pratici di economia sociale. Maria Teresa. Grazie, mi scuso perché mi spiace non aver sentito dall'inizio, non è nel mio stile arrivare a lavori in corso. La macchina, Ma mi ha detto che Riccardo già direttamente mi ha introdotto, ma è acceso, si sente? Sì, devi tenerlo molto vicino. Sentendo parlare Mauro, anche nel pezzo che ho sentito, molto molto interessante ed esauriente, riflettevo appunto che comunque sia, sembra affrontare appunto questi mostri finanziari, sembra qualcosa di impossibile, quasi titanico, che non ce la faremo mai, però penso anche che appunto 34 anni fa, quando qui in Verona si è iniziato a pensare ad un altro uso del denaro per rimetterlo direttamente in esperienze di altra economia, eravamo veramente pochissimi, e pochi e anche considerati un po' dei balordi, delle menti così un po' strane, però 34 anni non sono pochi, ma poi in realtà nella coscienza collettiva piano piano sempre più si sta riflettendo, insomma si stanno facendo delle azioni importanti, poi Banca Etica sta lavorando moltissimo su questo e quindi insomma siamo speranzosi. E mi veniva in mente proprio oggi, scusate se dico un po' di un aneddoto, proprio oggi è venuto a trovarci nella nostra nuova sede, Casa Comune, l'abbiamo appunto voluto chiamare dell'economia sociale e della finanza solidale, e che abbiamo inaugurato domenica, e quindi anche un po' un tempo di rivedere volti delle origini, volte, a volte che non ci riconosciamo neanche, ah sì, tu sei quello, sì, ti riconosco, è stata un po' una roba anche così, ma comunque anche molto, molto bello. Comunque ieri, perché non ha potuto venire domenica, è arrivato un socio di una cooperativa di lavoro che si chiamava Idrovat, mm-hmm. e che mi diceva appunto che nell'81 aveva iniziato a immaginarsi un altro tipo di fonti di energia, e che avevano installato le prime sperimentazioni di pannelli solari in Puglia. Questa cosa io non me la ricordavo, per esempio. Ecco, nell'81, finanziati dalla MAG, che poi, e qui mi riallaccio ad un altro fatto simpatico che anche questo non ricordavo, e ci ha ricordato lui, e diceva: ti ricordi quando Giambattista Rossi, che è stato un fondatore con le mie colleghe, con tutto il movimento che allora ha sostenuto MAG, ci parlava, e mi ricordo sempre che era venuto ad una nostra assemblea per spiegarci appunto che il denaro poteva essere utilizzato in modo diverso da come ce l'avevamo immaginato, ossia non portandolo semplicemente solo in banca, ma immettendolo là vicino dove si possono sperimentare economie che inverano quello che noi invochiamo, l'altra economia. E lui diceva, mi ricordo sempre che ci diceva così, eravamo nel 78, quindi periodo delle BR o poco più, ma sapete voi che Curcio, quando va a fare l'esproprio armato in banca e si porta via un tot di milioni di euro, e poi sapete cosa fa? Li riporta in un'altra banca per proteggerli. Ecco. E quindi lui diceva, quindi ovviamente parlava quel linguaggio di allora, ma se vogliamo cambiare il mondo non dobbiamo fare come i brigatisti che si credono di cambiare il mondo e riportare il nostro denaro da una banca all'altra, dobbiamo pensare ad un altro utilizzo del denaro. E
e forse anche far senza denaro, come ci dirà poi Andrea, e quindi siamo in questo solco, in questo filone, nel senso che avvicinare sempre di più questo medium, che il denaro è un pezzo di carta, tutto sommato, ma poi Andrea ne parlerà anche bene, invece a quello che realmente noi vogliamo scambiare, ossia beni e servizi che ci servono, e beni e servizi che vogliamo anche mettano al centro nella loro produzione il lavoro, il bene comune, la salute, lo star bene. Certo. E tutto questo significa appunto dare al posto del denaro il giusto posto e iniziare anche questa riconversione interiore e mentale di non pensare che il denaro sia possibile solo immesso in una banca e facendogli fare tutti quei giri che poi Mauro ci ha spiegato e finalmente andarlo poi a immettere nell'economia. E anche qui poi allora come adesso, insomma, Maghe è sempre stata per questa molto vicinanza tra il denaro come mezzo, ma al centro l'economia. E che economia voglio? Quindi un'economia, ripeto, che ha come caposaldo innanzitutto il reddito da lavoro, il reddito da lavoro però che tiene conto del benessere personale e del benessere, ad oggi diremo, collettivo, della comunità, il bene comune sostanzialmente. Ecco, allora su questa scorta deve anche essere moltissimo dedicata, come competenze professionali, come vicinanza, ma soprattutto come cultura, anche questa altra cultura che un'altra economia non si invoca solo, ma si sperimenta, si fa e si cercano anche tutti quegli strumenti, quelle competenze professionali, educative, formative e di relazione, di reti e di alleanze per arrivare a costruire un'altra economia. E qui in Verona, nel Veneto, nell'Alta Italia abbiamo anche delle sperimentazioni molto importanti, molto felici, che più appunto hanno poi dato là a dei grandi finoni di economia che io uso ancora il termine altra, ma che in realtà non vorremmo più fosse l'altra economia, ma vorremmo che divenisse l'economia. Abbiamo noi ormai anche sempre di più la pretesa e vogliamo sentirsela questa pretesa di indicare noi di quella che era considerata l'altra economia marginale, invece quella che indica la direzione per venirne fuori da questa epoca che è di sconvolgimento strutturale. E quindi è necessario, noi pensiamo anche che per questo bisogna sempre di più, come stiamo facendo stasera insieme a tutti gli amici che stanno pensando all'altra economia in rete, anche forse rendersi molto più visibili, avere, ma non tanto per visibili nel senso solo di fare tante riunioni, anche, ma di prendere parola pubblica, mi riallaccio a quello che diceva Mauro, no? Sempre di più anche per intercettare non dico il grande pubblico, ma insomma non aver paura e non sentirsi marginali, sentirsi un po' al centro del discorso politico e anche lottare perché questo discorso nostro venga recepito, venga accolto e non avere un po' la tentazione, lo dico anche come Mag, perché facendo anche una riflessione su di noi, per parecchi anni ci siamo anche sentiti forse una sorta di fortino di protezione dal mondo che comunque sì, aveva le sue dinamiche, ma insomma noi siamo bravi relativamente, insomma cerchiamo di costruirsi il nostro mondo, probabilmente non è più sufficiente questo. E che a continuare a fare solo delle buone opere senza che queste diventino discorso politico e lottare perché diventino discorso politico. E comunque queste opere e quest'altra economia bisogna anche mostrarla che regge, che ha una sostenibilità economica e magari una sostenibilità economica misurata con altri paradigmi,
perché anche qui bisogna capire cos'è sostenibile economicamente. Insomma, faccio anche degli esempi, saltando tutti gli esempi del passato, perché qui vedo tante persone di cui ci conosciamo, per cui sanno, quando dicevo qua a Verona sono iniziate le prime sperimentazioni importanti dell'agricoltura biologica, di altro modo appunto anche di fare energie rinnovabili, le prime sperimentazioni anche di immaginarsi servizi sociali fatti in forma di autogestione, di immaginarsi anche appunto un'altra banca, e quindi la banca etica, certo. Di immaginarsi dei rapporti diversi con i produttori del sud del mondo, e mi riferisco a tutta la sperimentazione del mercato eco solidale, l'altro mercato, e in questi giorni ricordo sempre appunto che da cose piccolissime che erano, quali molti di voi lo sapranno, ma il mercato eco solidale in Italia è iniziato dalla tenacia di tre ragazzi, allora 30enni, forse 32-33 anni, Rudy, Aini, Antonio, li dico sempre che ci sono ancora che in un sottoscala di una parrocchia di Bolzano avevano iniziato a vendere i primi pacchi di caffè, e che quindi sono arrivati alla MAG 10 anni dopo che la MAG già esisteva e che aveva già messo in piedi, ricordo perché adesso facendo trasloco abbiamo trovato i documenti, una relazione di Rossi che nel 86, noi siamo nati nel 78, diceva: e in Verona sono già nate ben 82 cooperative di autogestione, e che andavano appunto da i calzaturieri, i tessili, i grafici, questi dell'Idrovat, 86, e poi tutti quelli, la 8 Marzo, la Camagre, la Cadi Davide, queste sono le cooperative che tentavano le sperimentazioni nell'agricoltura biologica, occupando le terre, cercando, espropriando dei terreni, quindi facendo delle cose anche molto 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 audaci, e che forse qualcosa bisognerà ritornare a fare, qualche giovane lo fa, adesso stanno anche occupando, adesso non sono qui a fare la radicale, ma insomma anche il cominciare a immaginarsi spazi della città urbana disabitati e cominciare ad abitarli e a farli rivivere, forse qualche mossa politica bisogna anche farla in quel senso lì. Comunque dicevo appunto, nell'86 già avevamo costituito queste 82 realtà cooperative, e si affacciavano questi ragazzi che non si chiamavano della CTM, erano dei ragazzi che si collegavano a Fair Trade con le esperienze tedesche dell'epoca, e che anche loro dicevano: ma è inutile che noi vendiamo solo qui nel sottobanco in canonica queste cose, le robine dei missionari, qui c'è un problema enorme di ingiustizia proprio nella commercializzazione dei prodotti del sud del mondo, dobbiamo iniziare a prefinanziare i produttori del Nicaragua. Ricordo che allora era soprattutto il Nicaragua che loro avevano già andato a visitare le coltivazioni di caffè, e che avevano visto che non si sarebbero mai affrancati i contadini dalle multinazionali se non avessero avuto dei prefinanziamenti che consentivano loro altre coltivazioni per poi qui importare il caffè, e via via via. Ecco, da questa piccola storia è nato quello che adesso ormai conosciamo tutti. Se diciamo altro mercato, commercio e consolidate, sappiamo di cosa parliamo. E questo cosa dico? Perché anche nell'oggi, dove siamo in questa crisi economica epocale che fa star male, fa feriti, ma che però forse è l'occasione per veramente mettere al centro del discorso un'altra indicazione di economia, abbiamo anche recuperato e stiamo recuperando, riattualizzandole, anche quelle esperienze di fabbriche chiuse immaginate anche in una loro riconversione ad opera dell'autogestione, non solo andando a ricercare il capitale
e che capitale e quale capitale finanziario, e immaginandosi la stessa, nel riprodurre la stessa situazione precedente per tamponare la crisi occupazionale, ma anche qui probabilmente dovremmo ritornare a immaginarsi un'altra anche modalità di produrre, di combinare diversamente i fattori della produzione. E in effetti noi in questo periodo stiamo riprendendo e ripensando e dando risposte anche a gente espulsa dal mercato del lavoro che si rimette insieme, parlo di anche altre competenze, ingegneri, architetti, informatici che hanno lavorato anche nelle multinazionali e che stanno pensando ad un'altra modalità di produrre e di ricombinare tra loro i fattori della produzione. Così come in questo periodo stiamo molto seguendo il dramma di pluri, cioè laureati con molti master, molte competenze professionali e che bussano di qua e di là quei loro curriculum, ma non ne cavano quasi nulla. Ecco, lì stiamo lavorando moltissimo prima su una riconversione di mente, cioè di immaginarsi un altro lavoro, di immaginarselo non solo singolarmente in modo isolato, immaginandoselo mettendosi insieme e provando a sperimentare imprese collettive e comunque facendo leva anche sulle loro competenze, sulle loro passioni, con tutta l'attenzione a quello che si muove invece anche come bene comune, quindi rivedere l'agricoltura, ma qua siamo in un ambiente come si può riutilizzare, l'altro consumo, l'altra distribuzione e così via. Per far tutto questo occorrono quasi sempre anche dei piccoli capitali di partenza. Ecco che anche lì il capitale di partenza, diciamo, andiamo a rivedere dove andiamo a prenderlo. Andiamo a prenderlo dove? E innanzitutto immaginando anche che chi vicino a noi ha dei risparmi non necessariamente li deve portare in banca e poi mandare il figlio in banca ad elemosinare un mutuo, perché succede molto anche così. Pensate che addirittura le famiglie e i genitori che non hanno la fiducia nel dare a prestito ai propri figli, o i figli hanno anche un certo disagio, timore a chiedere i soldi alle persone più vicine. E perché? Perché ormai è entrata dentro la nostra testa che il denaro debba fare un altro giro, un altro giro nella banca che può proteggerci, non lo so da che dopo tutto quello che abbiamo sentito. Però insomma queste relazioni di fiducia stanno tornando. A volte la fiducia si ha anche e non solo dai familiari più stretti, ma anche da persone più vicine che possono anche mettere il loro risparmio direttamente nell'impresa. E noi stiamo avviando due progetti in questo senso, che adesso per un po' per protezione del progetto non ve li racconto, ma che stiamo lavorando, e poi ne sentirete parlare fra un po', affinché quel capitale sia anche immesso, quei pochi soldi che poi sono i 50-60 mila euro, non sono le somme, da coloro che gli dicono: ma che bella impresa che tu stai facendo, ma che interessante, brava, vai, dove li trovi i soldi? Hai provato ad andare in banca? E allora noi diciamo: beh, proviamo prima a dirgli, ma tu hai 100 euro, ne hai 500, ne hai 200? Se facciamo e li mettiamo insieme, magari facciamo anche un'impresa collettiva compartecipata. Qui stiamo parlando di un'impresa di territorio che si pensa di costruire in Veronetta e che vende anche prodotti di Libera, dell'altro mercato, eccetera, eccetera. Ci ho detto un pezzo di progetto, no? E quindi insomma, ci stiamo immaginando anche questo, che è un po' ritornare all'origine della MAG, ma non solo, ma anche probabilmente
all'origine o nel primo dopoguerra, quando c'era da ricostruire l'Italia, si faceva anche molto questo anche darsi denaro senza interessi. E io ho parecchie storie anche di gente vicina, e che si basava tutto molto sul rapporto proprio della fiducia. E questo senza nulla togliere, poi quando ci sono anche i macro progetti, che sia giusto che ci siano le banche sane, e forse solo banca etica e non so quale altra potremmo anche citarne, ma voglio dire che può essere un mix di ricercare la banca sana, ma con altre anche forme di vicinanza estrema tra economia e utilizzo del denaro, abbattendo parecchie croste mentali che abbiamo dentro, paure che abbiamo molto molto sedimentato e che, se mi sto ripetendo, paure che forse stanno crollando, perché dove pensavamo di mettere chi li aveva i soldi a proteggersi da qualche parte, ha capito che lì sicuramente non stanno, più è sicuro che in metterli in un'impresa che noi riconosciamo comunque sana e che ha un valore del denaro. Faccio un breve cenno che anche noi in questa nostra vicenda di aver tanto desiderato dagli comuni di avere uno spazio di una caserma, di un immobile dismesso da qualche parte per farne la casa dell'economia sociale, e che abbiamo anche lottato, o meglio tutti ci hanno detto di sì, ma poi non abbiamo realizzato nulla e abbiamo avuto uno sfratto. E ci siamo detti: bene, adesso cosa facciamo? Pensiamo solo alla nostra parte, quella essenziale che ci serve di uffici per le consulenze al no profit e all'economia sociale, che con 3 locali potevamo anche farcela, e andiamo a cercare o di farci un mutuo o un affitto tradizionale. E insomma abbiamo voluto lanciare una sfida e abbiamo detto: pensiamo in grande, anche nel momento in cui iniziava a mordere la crisi, che è stato 2 anni fa, rilanciamo nella fiducia delle persone che in quello che noi abbiamo fatto e che faremo insieme ad altri, non da soli ovviamente, in rete con gli altri, per sostenere l'economia sociale, possa avere un luogo fruibile da chi fa economia sociale, le associazioni, le imprese sociali che partono, eccetera, quindi uno spazio più grande dove chiediamo anche qui tante piccole somme di denaro, 500 euro che poi abbiamo chiamato mattoni, che sono altro che quote di capitale sociale, per poter procedere all'acquisto di questo spazio fruibile alla collettività. Ecco che anche qui abbiamo voluto fare questo movimento di vicinanza, progetto economico e possibile denaro, e chi ha messo il denaro non ha, come dice, ho visto bello lo slogan di Banca Etica, l'interesse più alto è quello di tutti, quindi non tanto l'interesse quanto mi dai di remunerazione, ma quanto un interesse che mi ritorna appunto come bene fruibile da tutti e che ci fa star meglio. Grazie Teresa, grazie soprattutto anche per i collegamenti con l'agricoltura, in quanto tu sai bene che siamo in un'associazione, sì, si chiama Terra Viva, so bene. E che è nata da, diciamo, con lo stimolo della conversione dal convenzionale al biologico, e si è adesso allargata ad altri temi, quindi il discorso sull'economia dell'altro mercato, che facevi anche sul caffè e sul ritorno, certo, dei contadini, dei giovani all'agricoltura, è molto interessante. Grazie. Poi se ci riesci a parlare anche del microcredito, questa è la mia domanda. Sì, mi sono dimenticata. Vuoi parlare, sì, adesso? Sì. Vabbè, ma una domanda. Faccio ti faccio la domanda dopo. Dopo, dai. Cos'è, sì, il microcredito? Allora, passiamo a Andrea Tronchin. Andrea è chiaramente una persona molto rappresentativa nel mondo della finanza alternativa, diciamo dell'economia alternativa e sociale. È presidente di Naturalmente Verona, che è la più grande manifestazione di produttori biologici, ma anche
Altra Economia di Verona, è membro fondatore del Movimento di Crescita Felice ed è notoriamente una persona che può suscitare il dibattito, anche per questo è stato tenuto infine, non perché sia, ma anzi proprio per valorizzare, in quanto le sue frecciatine alle banche non le risparmia mai a nessuno. Si parlerà di Scheck e di, diciamo, economia sociale. Grazie Francesco. Beh, io partirò da un discorso generale e poi entrerò nello specifico di questo strumento dell'economia solidale che è lo Scheck. Dunque, si è detto la crisi era prevedibile, sì, la crisi era prevedibile, io sono agronomo, economista, oltre che anche agricoltore, e anni fa ci si riuniva a livello nazionale, era circa il 2003-2004, fra economisti e si discuteva della crisi che doveva arrivare, quindi era prevedibile. Oggi la finanza, l'economia hanno preso il potere sulla politica, sono la finanza e l'economia che determinano le scelte politiche sostanzialmente, questa si chiama sinarchia e questa presa di potere è attraverso strumenti, diciamo, pseudo legali, perché se poi andiamo a analizzare non sono tutte le leggi che sono state fatte, regolamenti, delle cose che sono veramente legali, ma non voglio approfondire questo aspetto. La sinarchia la guarderei più come aspetto dei lobbisti, quegli 800 lobbisti che sono andati a Bruxelles. Bene, io faccio parte del movimento di Via Campesina Europa, sono il più grande movimento mondiale di contadini, e a Bruxelles a discutere delle politiche agricole comunitarie, gli OGM, tutte quote latte, tutte quelle cose lì, le multinazionali mettono in campo 10-15 mila lobbisti, noi ci possiamo permettere di pagare 4 persone, cioè c'è una sproporzione incredibile tra la nostra capacità di fare lobby e quella delle multinazionali. Comunque, sostanzialmente l'economia è baccata dalle fondamenta. Io questo l'ho capito ancora al secondo anno di università, studiando l'economia generale, quando mi hanno parlato del libero mercato e mi hanno detto che i monopoli sono delle eccezioni, quando invece i monopoli sono una normalità. Non vado ad approfondire oltre perché tante sono le cose, le baggianate che mi hanno raccontato in quel corso di economia generale. Ma andiamo alla base del problema. Che cos'è che mantiene in piedi questa economia finanziaria? Se noi gli togliamo il denaro, che cosa resta dell'economia finanziaria? Di questo potere che determina la nostra vita quotidiana, che determina quello che noi stiamo soffrendo adesso perché dobbiamo pagare il debito. Se noi gli togliamo il denaro, che cosa resta? Non resta niente, sparisce tutto, svanisce tutto. Domani potrebbe essere svanito tutto questo problema, volendo. Ci vuole la volontà. Il problema qual è? Che il denaro è un mezzo di misura. Misura l'economia. Questa bottiglietta da mezzo litro misura mezzo litro. Se io voglio misurare una quantità di acqua che ho, perché ho bisogno di misurarla per venderla, scambiarla, chiedo a Francesco che ha portato qua questa bottiglietta, mi presti la bottiglietta per misurare la mia acqua? Certo, me la impresta, ma lui vuole di ritorno una bottiglietta e un bicchiere. Ma cosa ne fai del bicchiere? Se io ti restituisco la bottiglietta, poi tu ti continui ancora a misurare la tua acqua, cosa te ne fai del bicchiere? Il bicchiere è l'interesse. Dunque, il denaro ha interesse e a debito. Dunque, una volta il denaro interesse a debito era abominio, c'era il giubileo, cioè non si poteva imprestare il denaro a interesse, perché lo sapevano ancora i babilonesi, lo sapevano gli antichi, che il tasso di interesse semplice o composto ha una curva esponenziale identica a quella del cancro,
L'interesse è un cancro e lo stiamo vivendo sulla nostra pelle adesso, questo debito che non scende, che sale, 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 più noi lavoriamo, più paghiamo, e meno cala perché continua a crescere. Ogni volta che annunciano, oh, siamo riusciti a piazzare tot buoni del tesoro sul mercato, siamo felici, 8 miliardi, oh, sono 8 miliardi di debiti che abbiamo dato, perché per avere il denaro, lo Stato italiano, le banche, devono fare un debito. Quindi denaro a debito gravato da interesse è problema fondamentale dal mio punto di vista, che fa girare tutta l'economia e crea tutti i problemi. Se noi andiamo a incidere su questo fattore, su questo elemento, facciamo saltare tutto il sistema, perché come detto il sistema si è ingrippato, non funziona più e serve un sistema nuovo. Ma come facciamo a fare un sistema nuovo? Bene, intanto proviamo con dei nuovi strumenti. Quindi abbiamo detto che il denaro gravato da debito è come un cancro per l'economia reale, porta via. Ma quando ci dicono non c'è denaro, a me casca le braccia, dico: ma avete finito la carta e l'inchiostro? Avete finito l'energia elettrica per i bit elettronici? Cosa vuol dire che manca il denaro, che non c'è denaro? Cosa vuol dire? Vuol dire che vogliono che manchi il denaro, non è che il denaro manca, perché quando vogliono ne stampano, che fanno fuori la foresta amazzonica pur di stamparne, quando vogliono. Quando non vogliono manca il denaro e non c'è. Bah, chissà com'è che funziona sto discorso. Quindi, per dare subito la frecciatina e non tenerla in fondo, tanto Riccardo lo sa, io dico: non esiste una banca etica. Tra l'altro io sono socio di banca etica, e come realtà mi piace tantissimo, ma non esiste una banca etica, perché il denaro di per sé a debito con interesse non è etico. È come dire parlare di una missione di pace con le armi, cioè c'è un'incongruenza, un qualcosa che non va bene, non funziona, gli strumenti non sono adeguati a quel termine etica, sebbene la comprensione del come utilizzare il denaro, non utilizzarlo per le armi, eccetera, eccetera, io la condivido tantissimo e ripeto, mi piace banca etica, però fondamentalmente una banca con questo strumento come funziona adesso non può essere etica alla fine, in fondo. Quindi, fra un gruppo di economisti, all'inizio del 2000, ci siamo trovati a parlare del problema appunto della moneta, e parlavamo delle monete locali. Ce ne sono più di 4.000 in giro per il mondo. Le monete locali sono degli strumenti che servono alle popolazioni per rafforzare la propria economia. Però, sebbene in Europa esistano parecchi tipi di monete locali, complementari, sociali, vengono chiamate in varie maniere, sono di varie tipologie, in Italia non è consentito fare una moneta. Ci ha provato il professore Auriti e gli hanno segato le gambe. È arrivata la Banca d'Italia, è arrivata la Guardia di Finanza, hanno fatto prendere paura a tutti, e praticamente l'esperienza in Italia è fallita. Non si può neanche nominarla moneta. Cioè, io faccio una moneta, già ti vengono a trovare i carabinieri e la Guardia di Finanza a casa. Non si può fare. E ci stavamo arrabattando fra tutti questi economisti, che ognuno, uno da Verona, uno da Roma, uno da Napoli, da tutta Italia, e volevamo ognuno fare la nostra moneta locale sostanzialmente. A un certo punto non riuscivamo a venirne a capo. Dico: se noi la facciamo ci fermano subito. E i napoletani, il gruppo dei napoletani è venuto fuori a dire: ma noi abbiamo fatto lo shek. Che è sto shek? Shek originariamente è una macchietta di Totò che aveva creato un capitale inesistente con quelle sue incredibili storie di Totò, e loro in nome di questo avevano fatto appunto lo shek, che è un abbuono, non è una moneta, e poi spiegherò cosa vuol dire.
Oggi SHEC è acronimo di Solidarietà che Cammina. A livello nazionale abbiamo voluto mantenere la parola SHEC in onore di napoletani e di Totò che si sono inventati questa cosa. E questo SHEC abbuono non è una banconota, cioè nota di banco, è una cartonota, cioè un tocco di carta con inchiostro. Tra questi che sono 5 SHEC e questi che sono 5 euro, sostanzialmente non c'è nessuna differenza perché è carta e inchiostro. Sotto questi non c'è oro, non c'è niente, nessun valore reale, sotto questo neanche, ed è carta e inchiostro. Qual è la differenza? Che questo, come dicevo prima, è a debito, cioè lo dobbiamo restituire, ed è gravato di interessi, cioè gliene dobbiamo dare 5 più quello che è l'interesse che ci chiedono, che adesso le banche ti fanno il 7 quando ti va bene. E però il discorso è questo: se all'inizio dei tempi la banca ti dà stampa 100 e ti dà 100 e vuole indietro 105 107, ma i 5 e i 7 non li ha mai stampati perché l'interesse non si stampa, se noi raccogliamo tutta la moneta che abbiamo e gliela restituiamo, mancheranno quei 5 e quei 7. E questo non fa altro che creare nuovo debito, perché per trovare quei 5 o quei 7 che non sono mai stati stampati e mai distribuiti, dovranno tornare dalla banca a chiedere 5 o 7, che mi chiederà 8 alla fine. E si perpetua il sistema del debito, la trappola del debito. Quindi veniamo allo SHEC. Ho detto è un abbuono, c'è uno sconto incondizionato, sostanzialmente equivale a il abbuono che trovate sulla scatola dei prodotti tipo la pasta Buitoni, che vale quel tot di sconto che ci sta scritto in cima. Da un punto di vista giuridico è equiparato a quello. Solo che l'abbono della scatola della pasta, una volta che arriva alla cassa, viene scontato e buttato nel cestino. Questo invece viene preso e messo nel cassetto assieme alle altre monete, cioè è uno sconto che non muore alla cassa, ma torna in circolo creando ricchezza. In pratica, un produttore di beni e servizi che decide di associarsi al circuito di Arcipelago SHEC decide quanto accettare, poniamo un 10%, e abbiamo Camagre che in piazza Isolo tutti i giovedì mattina è presente, prodotti biologici, sono di Isola della Scala, accettano il 10% di SHEC. Quindi uno fa 10 euro di spesa, sono 9 euro e uno SHEC. I consumatori, usufruitori, cosa fanno? Si iscrivono al circuito con una quota libera annuale, anche 2 euro, non ha importanza, è simbolica quasi la cosa. E ne hanno diritto indicativamente a 100 al mese. Quindi li hanno gratuiti. Gli SHEC sono gratuiti per tutta la popolazione e a tutti viene data la stessa quantità. E quindi questo cosa comporta? Comporta che io, che sono andato in piazza Isola, ho speso 10 euro, ho fatto una spesa da 10 euro, ho speso 9 euro e uno SHEC, ho risparmiato 1 euro. Bene, attualmente abbiamo più o meno 15.000 iscritti consumatori, usufruitori a circuito, 2.000-2.500 aziende accettatrici, però vi dico, questi dati qui li dico già sono vecchi perché c'è un trend di associazione che è in esplosione, più c'è crisi, più la gente va a cercare queste soluzioni. E ne abbiamo già distribuiti più di 2 milioni.
Cosa vuol dire? Vuol dire che se gli italiani li hanno spesi una volta, hanno risparmiato 2 milioni di euro. Questo al costo di qualche migliaio di euro per stampare questi pezzi di carta. Questo costa 0,01 centesimi stamparlo. Se sono stati spesi di volte, raddoppia questa cifra, sono 4 milioni. Ma questo è solo l'effetto più palese, perché in effetti chi spende gli check li va a spendere nel circuito degli aderenti check, perché non può andarli a spendere alla grande distribuzione. Uno, perché la grande distribuzione non ce la vogliamo, e questo ci dà la possibilità di creare il nostro sistema economico e di difendere il nostro sistema economico. Lo check ha l'effetto di rafforzare l'economia locale, l'economia reale, le piccole e medie imprese, gli artigiani, i produttori di beni e servizi locali. Bene, se sono stati spesi 2 milioni di check, l'accettazione media poniamo al 10%, attualmente un po' più alta ma per semplicità di calcolo, vuol dire che nel circuito degli aderenti check sono entrati 18 milioni di euro. Cioè, questo pezzo di carta aggancia il 90% di euro del valore della spesa e li porta all'interno del circuito, cioè fa fidelizzazione, ma soprattutto trattiene all'interno dell'economia locale gli euro che circolano. Non fanno come quando tu vai al supermercato che spendi e gli euro se ne vanno alle Cayman se va male, ma certo non restano sul territorio o ne restano molti pochi. Cioè, l'aspiratore che ci sta portando via la ricchezza, questo lo contrasta fortemente. Però, oltre ad avere questo effetto di far risparmiare, di non far perdere lo sconto al produttore di beni e servizi, di creare una fidelizzazione, di trattenere la ricchezza sul territorio e rafforzare l'economia reale delle piccole e medie imprese, devo dire che ha un effetto fortemente didattico per chi vuole mettersi a ragionarci in cima, ma soprattutto ha un effetto sociale. Sta accadendo adesso, in questi mesi, che a Caorle, moto di Livenza, Meduna di Livenza, ha aderito l'associazione degli esercenti locale, l'ASCOM, che ha promosso su tutti i loro associati l'uso dello check. Bene, siamo andati, abbiamo fatto varie riunioni spiegando come funziona e cosa si può fare, e alla fine gli esercenti in massa hanno aderito e hanno ammesso che è la prima volta da immemore tempo che non fanno più la guerra tra di loro a botti di sconto tra i commercianti di Caole e i commercianti di Motta. Per la prima volta stanno facendo qualcosa insieme, qualcosa che in qualche modo li difende dalla grande distribuzione, dagli outlet, da quello che li sta distruggendo. E quindi l'effetto dello check è stato di unificare i commercianti in questo senso, e quindi di creare socialità, di rafforzare il tessuto sociale. E devo dire che Caorle per noi è un'esperienza pilota, perché questi commercianti sono così entusiasti che stanno facendo di tutti i colori per promuoverlo, che anche la popolazione è stata coinvolta e si è messo in moto un meccanismo che per noi non era previsto, ma direi che con gran sorpresa è un meccanismo molto molto positivo. Quindi questi pezzi di carta che costano poco niente, attualmente vengono accettati intorno a un 15% mediamente a livello nazionale, siamo presenti in 12 regioni, ma sono esportabili in tutta l'eurozona, perché dove c'è l'euro è possibile introdurre questi. Ci sono
un gruppo di ungheresi, di francesi, dei greci che ci hanno chiesto e sarebbero interessati a introdurlo nel loro sistema. Non cambia niente, funziona nella stessa maniera, e quindi le potenzialità di questo pezzo di carta sono elevatissime. Abbiamo fatto un interpello all'Agenzia delle Entrate, alla Guardia di Finanza, chiedendo se questa cosa qua era legale. Ci hanno risposto che è legale, che è equiparata a questo abbuono sconto incondizionato, e ci hanno messo 6 mesi a risponderci, e hanno detto che legalmente si può arrivare fino a un 35-40%, dopodiché non è che sono illegali, ma potrebbero esserci problemi di studio di settore. Bene, immaginiamo che domani tutti gli italiani usino per le loro spese un 40% di questi, cioè voi sulle spese che fate mensilmente o annualmente pensate di risparmiare un 40% di euro. Cambia qualcosa nella nostra vita? Credo di sì. E si tratta solo di cominciare ad usarli, non è che bisogna fare particolari investimenti, ok. Si tratta di avere il coraggio e la fiducia di accettarli, di usarli. Oltre a ciò, uno dei tanti effetti è che abbassa la base imponibile, perché se io arrivo in 10, 20, 30, 40% di questi, ovviamente dichiaro gli euro, tutti quelli che ho preso li dichiaro, perché sullo scontrino si scrive gli euro che prendo. Ma questo abbassa anche la quota di imponibile, perché questi non sono tassati, lo sconto incondizionato non è tassabile, è un altro degli effetti che ha. Quindi lo SHEC, dal mio punto di vista, è uno strumento della decrescita, primo perché fa decrescere il debito, sicuramente, poi è uno strumento della sovranità. La sinarchia ci ha tolto le sovranità, la più importante, sovranità alimentare e sovranità idrica, non approfondisco. Parlando di moneta, la sovranità economica, cioè quando gli stati tutto sommato si stampavano le monete, il popolo si indebitava con lo Stato, restituiva i soldi allo Stato, lo Stato gli faceva le strade, gli sistemava tutte le cose che doveva fare. Adesso ci indebitiamo con un'entità che tra l'altro è un'entità privata, però non ci vengono le strade quando gli restituiamo i soldi, ce li porta via e basta, con tanto di interessi. E questa è una perdita di sovranità. Quindi lo SHEC è un bene comune, perché è fatto dal popolo per il popolo, non ci guadagna nessuno, ci guadagnano tutti, gli unici a perderci sono i finanzieri e le banche. E lo SHEC da solo non basta, serve metterlo, porlo all'interno del sistema dell'economia solidale, quindi tutto il sistema del gruppi di acquisto, che possono essere il fotovoltaico, può essere l'alimentare, può essere i trasporti, e all'interno delle istituzioni pubbliche. Ci sono, il quarto municipio di Roma ha aderito, è grosso, credo che siano 350.000 persone, e lo sta promuovendo e sono contenti. Altri municipi stanno per aderire, Parma a quanto pare lo vuole utilizzare, e in effetti l'utilizzo di questi in un comune porta dei benefici e nessun problema, perché vi faccio un esempio, poi chiudo. Poniamo il caso che un comune adotti lo SHEC e c'è la mensa scolastica del comune, ci sono i produttori come può essere Camagre che accettano lo SHEC. Ora il comune compra gli alimenti dal produttore biologico, lo paga un 10% in SHEC e può abbassare la retta alle famiglie di un 10%, accettando un 10% di SHEC. Cioè alla fine il valore complessivo non cambia, cambia lo strumento, e questo fa risparmiare le famiglie.
riduce il debito sostanzialmente, perché meno euro usiamo, meno debito facciamo, perché l'euro è una moneta a debito gravata da interesse. Se volete prendervi degli check, sono gratuiti, e giusto per averne uno in mano, dargli un'occhiata, c'è scritto il sito arcipelagocheck.net in cima, così ve lo ricordate, e andate a curiosare, e poi se vi piace aderite, e se no lo lasciate in un cassetto. Accumulare check non ha nessun senso, perché è carta inchiostro, valgono nel momento in cui li spendi, solo nel momento in cui li spendi, in un cassetto non valgono niente. E adesso rispondo subito a una domanda che mi fanno classicamente: e se io vado a casa e me li stampo? Emily? Una milionata? Come facciamo? Facciamo una festa, perché tanto mi risparmi le spese di stampa a me, se do via gratuitamente te li puoi venire a prendere semplicemente. E poi se te ne stampi un milione, a ti voglio vedere, se vieni a spendere 9 milioni nel mio circuito di euro buoni, ti facciamo una sagra, ma veramente siamo contenti. Proprio sono antifalsificazione di natura, perché gratuiti, perché non hanno un valore, hanno un valore di scambio e di accettazione, semplicemente in sé, è carta e inchiostro. Grazie. Grazie Andrea per la tua esposizione spontaneità, sto credendo. E è un noto spacciatore di check, di cartonote. Di cartonote. Ecco, grazie, una domanda cattiva anche a te. Nel caso assurdo che cadesse la moneta ufficiale e diventasse sostitutiva, lo check, però cadremo, diciamo, nello stesso equivoco della di cui parlava Teresa, del terrorista che prende i soldi in una banca e li mette in un'altra, oppure no? Questa è una domanda pseudo cattiva. Rispondo subito: se cade la moneta a debito gravata di interesse, io sono solo che felice, e se si diffonde la cartonota senza debito e senza interesse come strumento di misura dell'economia, mi va benissimo, e credo che si possa vivere e fare economia, perché la storia è partita senza le monete, e possiamo pure fare senza le monete, ma ci siamo abituati a fare questi pezzi di carta, va bene, ecco il pezzo di carta, però questo non crea debito, non crea problemi. Era una domanda scontata. Allora diamo spazio al dibattito, io ne ho fatte già un po', magari rispondiamo dopo, sentiamo se ci sono altre domande, venite pure qui perché sennò non si sente, oppure ci avviciniamo tutti che tanto siamo abbastanza pochi. Matteo, prendi il microfono. Se avete domande, mi pare che è stata delle esposizioni piuttosto, insomma, intense. Io ho una prima domanda. Ah, ecco. Sono più domande addirittura. La prima, non so chi, non sono, cioè io ve la faccio in generale, poi vedrete voi chi può rispondere. Forse abbastanza banale, cioè la persona media che ha in questo periodo dei soldi da parte, quindi deve pensare a, ne so, a garantirsi un imprevisto, qualcosa, come li può gestire, visto che poi abbiamo visto che quando ci occupiamo di vari temi, siamo noi, appunto, come avete anche detto voi, che con le nostre scelte influenziamo anche quello che magari andiamo a combattere, no? Quindi come è giusto orientarci? Poi una curiosità era sull'interesse per esempio dei soldi che noi andiamo a chiedere o che andiamo a mettere in banca. Cioè, se prima dicevamo della bella Barclays fa una pubblicità che tra in inganno perché magari ci promette, non so, dico io, il 4%. Allora, qual è il tasso che io devo ritenere giusto quando vado in banca e mettere dei soldi? Cioè, il 4 devo insospettirmi perché è troppo, quindi devo pensare qualcosa c'è dietro? E poi di conseguenza, se io devo invece andare a chiedergli, qual è il tasso che devo ritenere giusto? Se nel senso, se io lascio dei soldi, oppure Giovanni lascia dei soldi al 2% perché riteniamo sia giusto, allora io quando vado a prenderli, qual è
perché io capisco che la banca deve dire ok, devo farmi carico di un certo rischio, e quindi se li ho presi al 2 a te li dovrò dare non so a quanto. È giusto l'8, è giusto il 10, è giusto il 5, non lo so, ditemelo voi, ecco. Altre domande? Che gira Matteo con il microfono. Tutto chiarissimo. Dopo, ok. Cominciamo a rispondere intanto a Matteo e le altre domande. Allora, mi sono state fatte un po' di domande anche prima, la sollecitazione ultima è estremamente interessante, le sollecitazioni che ormai conosco a memoria di Andrea, con le quali mi trovo sempre in maniera amicale un po' a combattere, perché alcune affermazioni sono piuttosto forti e assolutamente non condivisibili. Banca Etica ad esempio ha tentato di fare anche lei delle valute locali, non l'hai detto, l'hai detto solamente di un tipo un po' particolare, che aveva cercato anche di speculare, quindi stai attento quando parli di queste cose, ci hanno bloccato. Nel mondo noi sappiamo benissimo, perché io personalmente sono un fautore delle monete locali, conosco molto bene, perché ci sono stato, perché le sto studiando ancora adesso, le problematiche argentine, dove le valute locali hanno dato un forte contributo, adesso è un po' meno la questione, quindi questo tipo di finanza c'è e regge. Non è vero che l'interesse è nato con la moneta, non è vero che le monete hanno avuto quel transito, non è vero che il costo dell'interesse è un costo che poi sia così pazzesco. Esistono delle economie che lavorano molto bene senza interesse, tipo alcune realtà islamiche, alcune banche, ad esempio una banca, la Yak Bank della Svezia, che però alla fine abbiamo studiato assolutamente e abbiamo visto che il sistema interesse è più interessante, tecnicamente proprio. Quindi il denaro, come è stato scritto sulla nostra, ancora sul marmo della Cassa di Risparmio di Verona, Vicenza, Belluno, ancora il istemporibus, è un proverbio latino che dice pecunia siutiscis ancilla sinescis domina. Per chi non conosce il latino, è il denaro, se lo sai utilizzare è il tuo schiavo, altrimenti diventerà il tuo padrone. C'è tutto il discorso dell'usura di Keynes, quando giudicava l'usura sulla realtà marginale del denaro, quindi è sempre stata condannato, quindi alcune affermazioni, ma sono tradotti, diciamo così, non le sto a dire questa sera. Tendo alle domande primarie che mi sono state fatte e poi riprendo le affermazioni tue. Allora, in pratica, che cos'è la Tobin Tax? Mi pare che era la prima. Tobin Tax era una legge di buon senso che inizialmente aveva anche parecchie difficoltà, che l'autore stesso riconosceva. Cioè, come sapete, nel mondo esistono queste transazioni finanziarie che sono non solo di interesse, ma sono di tante nature, monetarie, valutarie, che sono di obbligazioni, insomma tutta una serie di intermediazioni che servono per quello che noi facciamo, per la nostra vita quotidiana. Se noi dobbiamo esportare negli Stati Uniti, in Giappone, in Africa, dovunque, delle questioni, il nostro lavoro dal punto di vista economico si dice scambio di equivalenti, cioè a fronte di una merce io prendo qualche altra cosa che si chiama valuta nazionale, valuta locale, ma poco importa, ma è sempre un corrispettivo che viene dato, e quindi di conseguenza esistono queste transazioni finanziarie. Come un po' abbiamo detto tutti, le transazioni finanziarie che erano normali, diciamo, per
fin quando la finanza serviva all'economia, perché tutto il problema è nato con l'eccesso di finanziarizzazione dell'economia, anche le teorie della Margaret Kennedy, a cui Andrea si rifà, ma non solo le sue, giustamente hanno parecchi fondi di verità e sono molto molto interessanti. Però diciamo, mi chiedo sempre, sono figlie della storia o della cronaca di quello che sta succedendo, considerando che da circa 40 anni a questa parte noi siamo a un livello patologico di economia, ma quando la finanza doveva servire, ha servito per lungo tempo all'economia, i problemi tutto sommato erano relativi. Quando poi, come giustamente è stato detto, la finanza ha cominciato a diventare una realtà assoluta e ha cominciato a vivere di suo, sono cominciati un sacco di problemi e si è visto che le attività finanziarie vissute così riuscivano a rendere molto di più la ricchezza e quindi si sono accresciute. Già da subito si era capito che più denaro arrivava alla finanza, meno denaro arrivava all'economia. Quindi vi è stato uno studio ancora negli anni 80, inizio degli anni 80 dell'ONU, che incaricò appunto un grande economista, James Tobin canadese, di capire cosa si poteva fare, perché poi tutte le cose che ha detto Mauro Meggiolaro relativamente ai cosiddetti commodities, cioè a tutte le materie prime, cominciavano ad avere un sacco di problemi. Aggiungo una piccola cosa che ha detto Mauro, giustamente, provate a pensare a tutte le crisi che ci sono state nel Mediterraneo, Tunisia, Egitto e così via, sono nate dall'aumento incredibile dei prezzi del riso, del grano, che hanno provocato poi tutta quella che noi speravamo la primavera araba, adesso vediamo come va a finire, ma in ogni caso hanno provocato questi moti. Allora Tobin aveva individuato che bisognava mettere, come diceva lui, dei granelli di sabbia nel meccanismo, e su questi aspetti Andrea ha molto ragione. Quindi bisognava bloccare queste transazioni finanziarie. Pensate che oggi come oggi le transazioni finanziarie, si parla di circa 5 trilioni di dollari, che sono 5 mila miliardi di dollari al giorno. Non si può dire sono tante o poche se non con un paragone. La produzione di beni e servizi in un anno nell'intero mondo è di circa 20 mila miliardi in un anno, quindi vuol dire che 4-5 giorni lavorativi io faccio girare denaro sufficiente per un anno, ed è qui il problema. Allora le transazioni finanziarie bisogna bloccarle, bisogna fare in modo che tornino, adesso è difficile, ma tornino ad essere quelle naturali, quelle che servono per l'esportazione, eccetera eccetera, e quindi che non si vivano, che non vivano di luce propria. Il problema era dove mettere questi soldi, chi li raccoglieva di queste tasse, in quali paesi si potevano permettersi queste tassazioni. Le domande sono ancora oggi ancora sul tavolo. Sapete che l'Unione Europea ha detto che si potrebbe fare, però poi l'Inghilterra, che è la più grande piazza che vive di denaro, si è tolta via e ha cominciato a mandare quei famosi lobbisti. La Francia ha detto sì, vabbè, però il Parlamento italiano le sta utilizzando anche per incamerare ulteriori attività economiche, quindi ci sono parecchie problematiche che io vedo che di solito non sono mai dette anche dal punto di vista morale. Insomma, questa tassa, vediamo, insomma, sarebbe auspicabile che ci fosse, ancora vediamo un po', che fa un po' fatica, però Mauro
che su questo ci lavora anche come giornalista, è sempre molto più attento, perché anche il nostro consulente su questi aspetti ci potrà dire di più. Invece è molto intrigante l'altra domanda che ha fatto Francesco, cioè dove sono andati a finire i soldi? Perché è inevitabile che, lo vediamo anche dai dati Istat, i dati Banca d'Italia che sono usciti da poco, ma lo vediamo i dati Aurix, cioè vediamo un po' che il mondo è, diciamo, la classe media è un po' sparita, le famiglie sono più povere, siamo tutti più poveri, ma più che altro le imprese, e qui lei ha detto delle cose che sottoscrivo appieno, le imprese non hanno più soldi. Allora, dove è andato a finire quell'imprenditore del Nord-Est che prima ancora di sapere che esisteva la parola delocalizzazione, ma sapeva che si guadagnava di più lui a chiudere l'azienda nel Nord-Est, aprirla in Romania, dove magari a una ragazzina di 17 anni che passava la notte con lui gli dava più soldi di 4 mesi di lavoro di un operaio normale, come è venuto fuori da una relazione di una delegazione della regione Veneto in Romania, non sono cose che mi sono inventato io, e quindi ha impoverito il territorio veneto, non ha creato ricchezza in Romania, i soldi se li è messi in tasca lui, non ha creato uffici, come si dice, ricerche nelle imprese, non ha fatto niente. E dove li ha messi questi soldi? Li ha messi nella finanza. I finanzieri, sapete tutti quanti la storia di Rockefeller, no? Penso, ma per chi non la conosce, tra poco la conoscerà. Cioè si racconta che Rockefeller, che era l'uomo più ricco del mondo, quando andava in ufficio si fermava quasi sempre da un amico, da un suo amico, uno che era diventato amico, che era il lustrascarpe. A New York una volta c'erano queste persone. Io personalmente le ho viste ancora io, insomma, quindi non sono sparite da molto. E raccontano le cronache che quando il lustrascarpe, dove si fermava appunto Rockefeller per farsi pulire le sue, gli diceva: Mr. Rockefeller, ho sentito che la borsa sta andando molto bene, cosa crede, che è il momento mio buono per intervenire, per investire in borsa? Rockefeller immancabilmente diceva: certamente non c'è momento migliore di quello. Con tranquillità, quando andava in ufficio, chiamava tutto lo staff dicendo: entra il lustrascarpe, vendiamo tutto e guadagniamo quello che abbiamo guadagnato. Il lustrascarpe compra i massimi e rimane con il cerino in mano e perde tutto. Ecco, così è successo. Quando si dice che la borsa brucia, effettivamente brucia. Il valore, se io questo orologio costa 200 euro, supponiamo, ma più di tanto non costa, e quando l'ho comprato, diciamo che se io lo devo vendere e continuo ad abbassare il prezzo perché nessuno lo vuole e arriva a 20 euro, io mi sono giocato 180 euro. Chi li ha guadagnati? Da un certo punto di vista nessuno. Li ho persi io. Ma poiché il gioco della borsa non è sempre un gioco a somma zero, ma qualcuno vince sempre, perché i titoli vengono acquistati, vengono ripresi e così via, tecnicamente si può dire che effettivamente siamo tutti più poveri perché le quotazioni sono scese, e sono da 10 anni circa che le quotazioni sono basse in Italia. Tutta la classe media, tutti quelli che hanno investito in titoli di Stato, in titoli azionari, che non sono solamente risparmiatori italiani, ma sono, anche se io sono credente, ma la verità è sempre importante, il mondo della Chiesa, il mondo delle banche,
tutti quanti sanno che non si può chiedere più di tanto alla Cassa di Risparmio per una Vicenza e Belluno per i progetti, perché gli investimenti che hanno fatto sono andati male. Quindi tanta gente ha perso, e ha perso veramente. Il problema è che ci sono parecchie realtà che hanno guadagnato, che stanno guadagnando. E quando Mauro diceva delle transazioni finanziarie che vengono fatte dai computer, diceva una verità che è incredibile, però che non esiste da ieri. Io ricordo che ancora prima del 2000 ci fu, non ricordo, 96-97, ci fu una grande crisi finanziaria, una delle tante, ma fu molto grande, perché in quel momento ero ancora, anche se alla fine del mio lavoro, e ricordo che c'erano degli scambi elettronici, cioè la borsa di Chicago, che lavorava sui futures, sulle garanzie dei titoli, sugli indici in particolare, e sulla borsa di Wall Street, anzi al mercato Nasdaq che è fuori Wall Street. E quando praticamente ci si ricopriva, si compravano titoli a Chicago, quindi c'era questo scambio di questioni, cioè come in un certo senso, come diceva anche Mauro, queste operazioni venivano fatte a mo' di assicurazioni, quindi compravo il titolo, compravo anche l'assicurazione, e i computer mi regolavano questo. A un certo punto vi è stato un momento in cui i computer sono andati in tilt, la borsa ha perso per ancora 95-96, vado a memoria, perso tantissimo, e hanno bloccato le contrattazioni. Quindi diciamo, non abbiamo imparato niente da questo aspetto. Oggi il 70% di tutte queste transazioni in America sono fatte dai computer. In Europa solo, tra virgolette, come dice Andrea Baranes, il 40%. Quindi il problema è molto serio, così come è serio il problema della finanza, dei derivati. Sono queste montagne di titoli che sono 10 volte il PIL mondiale, 10 volte. Il PIL mondiale è di 60 mila miliardi di dollari, se non vado errato, quindi vuol dire che sono in circa, secondo gli ultimi dati delle banche, dei regolamenti internazionali, sui 650-700, adesso vedremo un po' perché sono in incremento, ma non per effetto dell'interesse, ma per quell'altra cosa che Andrea ci ricordava, proprio per la stampa notevole di questi titoli, quindi cose ancora peggiori dell'interesse, perché c'è di molto di peggio dell'interesse. Ecco, e siamo seduti su questa montagna di titoli di cui nessuno, quasi nessuno, chiede ragione. Allora, siamo tutti più poveri, però credo che, ed è questa la cosa che mi piace, mi affascina ogni volta che sento sia lei, ma molto Andrea, perché per me è sempre molto motivante, abbiamo questa capacità di far viaggiare il cervello e di trovarci delle nuove possibilità. La domanda sul giusto prezzo del titolo dell'investimento è sempre una domanda piuttosto difficile. Tecnicamente ci si rifà, ma qui parliamo della teoria, perché, scusate se sono un po' troppo lungo, ma adesso chiudo. Gli esempi che ci ha portato Mauro sono importanti, perché quello che ha detto della Barclays a noi ci dovrebbe interessare, e perché interessa direttamente anche lei, o anche te, insomma, ci diamo del tutto. Perché vedete, se voi domani mattina andate a fare un mutuo in banca per comprarvi la casa, e se comprate un mutuo a tasso variabile, la banca vi applica un tasso. Il tasso variabile è in relazione a degli indici che vengono calcolati ogni 6 mesi, ogni un anno, dipende dal, di solito ogni 6 mesi, che è, o 3 mesi, perché di solito, ma dipende un po' dai.
è praticamente il riferimento all'interbancario 3 mesi lettera, che poi si avvicina a quelle. Ecco. Quindi la banca Barclays, lavorando sul suo, in pratica ha minato, correggimi Mauro, i tassi di tutto il sistema. Allora, è proprio per questo tante volte che si fa riferimento al cosiddetto tasso di sconto, cioè quel tasso che dovrebbe essere comune un po' per tutte le banche, che è il tasso di riferimento. Allora, il problema delle banche è come star dentro con i propri costi e il proprio utile. È così importante l'utile? Beh, qualsiasi attività umana, se non produce utile, se va male, meglio che la chiudiamo. Diceva Diderot, uno degli illuministi, che c'è un solo modo per fare il bene, che è farlo bene. Perché se io faccio una cosa male, è meglio che stia fermo. Il problema è quanto deve essere di utile. Perché se l'utile mi serve per sopravvivere è un conto, se l'utile mi serve per darlo solamente agli azionisti, si crea quell'effetto di pervasione che Andrea ci ha raccontato e che, ripeto, in molta parte giusto, ma il problema è di sopravvivenza. Banca etica vive solamente della differenza tra l'acquisto e la vendita di denaro, e praticamente su una percentuale che mette per il proprio sostentamento, praticamente per pagare i dipendenti e tutto ciò che c'ha bisogno. Quanto è il prezzo giusto? E ora, considerando che non si è ancora arrivati ad una risoluzione del prezzo giusto e ci ha cominciato a lavorare ad esempio Guglielmo d'Ockham, che è un francescano del 1300, ci ha lavorato moltissimo Calvino, il prezzo giusto viene interpretato secondo tante aspettative morali e così via. Il problema è che molte volte poi è stato destinato alla contrattazione tra acquisto e vendita, quindi contrattazioni tra le parti, e purtroppo nel 1700 ha vinto questo modello che noi oggi stiamo pagando, ma non è sempre stato così. Allora, quanto è un prezzo giusto? Dipende un po' dal periodo. Consideri che oggi banca etica riesce ad avere dei tassi di interesse, cioè quindi a vendere il proprio denaro mediamente a una percentuale di 2,5 punti in più di quanto lo acquista, e noi diamo un prezzo che è abbastanza equo, penso, perché siamo vicini molto alla realtà. Il problema è di molte banche, ad esempio quando voi vedete un conto arancio che vi offre dei dati degli interessi spropositati, come diceva la Barclays, come diceva Mauro, la domanda che ci si pone è: ma come fanno a pagare così tanto? Dove vanno a prenderli questi soldi? E allora probabilmente la risposta è semplice: vanno sui mercati finanziari in quel modo che vi ho detto. E quindi io credo che, appunto, come ci ricordava l'amica qui, noi come banca abbiamo sempre detto che l'interesse più alto è quello di tutti, quindi è un mettersi insieme. Il Veneto è diventato ricco, e chiudo su delle parole che ci ricorda sempre il professore di economia, di storia economica a Verona, che si chiama professor Zalin, che quando studiava le casse rurali del Novecento, tra parentesi ci sono anche delle casse rurali, delle banche di credito cooperativo, ce n'è una qui vicino che non è male, tra parentesi, quindi ce n'è qualcun'altra di buone, diceva che c'era questo slogan che molta gente metteva i soldi in queste banche non per prendere ma per dare, quindi non si accontentava di bassi interessi, quelli giusti, quelli normali, perché dava sostegno all'economia. Ecco, quindi io so benissimo che non ho risposto, perché è una domanda che se tu poni a molte persone, a parte ad Andrea, perché lui ti dice dall'origine che la domanda è sbagliata, giustamente dal suo modo di pensare, ecco, e tu troverai migliaia di risposte, perché ognuno va il 3, e qualcosa.
tecnicamente è giusto quel prezzo che contempla il valore di quello che vai a acquistare, quindi la remunerazione per chi lo va a acquistare, il tasso che metti per chi deve sostenere, quindi deve lavorarci, cioè la maglia non è che gli stampa soldi, no? Gli deve guadagnare anche lei da qualche cosa e fa un lavoro che è assolutamente importante, eccetera. Ecco, quello secondo me è il tasso giusto. Ecco, mi fermo qui perché credo di aver parlato anche troppo lungo. Grazie Riccardo. Posso fare una domanda prima che forse, sì. Così ne faccio una. Passi il microfono. Sono pezzi di stanchezza. Volevo capire, prima hai parlato della Barclay e dell'altra banca del HSBC. E stranamente mi è parso che ci sia stato qualche cosa di sovranazionale, o comunque era uno strumento, un organismo sovranazionale che ha un potere di controllare e di punire in qualche modo una banca, oppure era perché questa banca ha leso l'interesse degli Stati Uniti e loro gli Stati Uniti si sono difesi? Cioè, c'è qualche strumento che... C'è qualche istituto? No, non c'è un ONU della finanza. Non c'è un ONU della finanza. Viene in mente... No. Ultimamente viene in mente questa sera, sentendo parlare di questa roba, della storia di Francis Drake, che è diventato un pirata ricchissimo, che dopo è diventato baronetto, che ha governato proprio da... È un corsaro. Una guerra di corsa. E sì. Volevo fare una battuta con Andrea, ma allora crolla il PIL? Aumentiamo il bill? Aumentiamo il bill, sarebbe eso. Prego. C'è un'altra domanda. Ma alla fine dei discorsi si starebbe meglio con la vecchia lira o si sta meglio con l'euro? O col baratto. Allora, la domanda relativamente a queste due banche, no, la risposta è no, non c'è un'autorità sovranazionale. Nel caso della Barclays, l'autorità competente sono le autorità inglesi, quindi la polizia inglese ha arrestato questi trader, perché il tutto, cioè la sede legale, diciamo, che poi quello che succede nei mercati finanziari succede in cielo, in terra, in ogni luogo, come Dio, quindi non è un... Però alla fine si va a prendere la sede legale della società, in questo caso la Barclays, la sede in Inghilterra. D'altra parte invece si trattava di un caso di riciclaggio di denaro che era avvenuto tra gli Stati Uniti e il Messico, in questi casi, in questo caso è intervenuto il Dipartimento di Giustizia americano e le autorità di regolamentazione americane. Devo fare un'aggiunta su questo per quanto riguarda la corruzione internazionale. Molto spesso in grossi casi di corruzione internazionale per imprese che magari, cito il caso di Eni, giusto per citare un caso che conosco un po' di più, Eni è stata per esempio al centro di un grosso scandalo di corruzione in Nigeria, dove è stato condannato dal Dipartimento di Giustizia americano a pagare, cioè condannato, ha patteggiato il pagamento di 250 milioni di dollari, nonostante Eni abbia sede a Roma. Il motivo perché Eni era quotato alla, è quotato anche alla borsa americana, quindi a quel punto interviene anche l'autorità americana. Quindi, però sono casi che derivano dagli interessi dei paesi nel difendere i propri cittadini, i propri azionisti. Ecco, non c'è purtroppo un'autorità sovranazionale da questo punto di vista. Come può svilupparsi la banca etica nella banca europea? Allora, sulla banca etica europea devo dire che io sono rimasto fermo a quello che avevo scritto con Fabio Salviato nel libro. C'era un progetto che poi è stato via via modificato. Secondo me era un progetto interessante, forse i tempi non erano ancora maturi per realizzarlo, perché banca etica deve, come poi ha diciamo, ha deciso il consiglio di amministrazione, anche i soci, deve prima rafforzarsi. Però dopo ti do una notizia proprio di oggi del consiglio di appunto, tu sei molto più aggiornato di me, quindi per una banca come Banca Etica, che è una banca ad azionariato diffuso, ad azionariato popolare, che non ha grandi nomi dietro, grandi famiglie, grandi capitali,
bisogna ripeterlo come un mantra, l'unico modo per espandere il credito è aumentare la raccolta del capitale sociale, non c'è verso, è una banca cooperativa, quindi più persone ci sono che comprano quote, depositano capitale, più persone ci sono che aumentano le proprie azioni di banca etica, più sarà possibile concedere dei finanziamenti, e su questo c'è un vincolo. Ecco, se poi ci si mette insieme con altre realtà europee che in alcuni casi, come era il caso della realtà francese, hanno moltissimo capitale raccolto e poi invece concedono molti meno prestiti rispetto a banca etica, allora lì sì, certo, si possono si può creare una cooperazione che può aiutare ad espandere anche i finanziamenti di banca etica, oppure finanziamenti cooperativi delle due banche. Questo non c'è dubbio. Io sono un grande sostenitore della cooperazione a livello europeo tra le banche etiche, certo. Ecco, perché alla fine tutte le esperienze di cui abbiamo parlato stasera sono esperienze molto valide che aiutano a aumentare la consapevolezza delle persone, piano piano a cambiare qualcosa. Forse alla fine, non lo so, alla fine della giornata o alla fine della vita siamo un po' frustrati e diciamo: ma alla fine non sono riuscito a fare niente. Non è vero, perché in effetti anche quello che raccontavi tu prima, se non ci fosse stato non avremo le botteghe di commercio equo, non avremo banca etica, se non ci fossero le iniziative dello SHEC non avremo una serie di persone che si mobilitano e che si danno da fare per diffondere un circuito di economia altra o di economia solidale, di agricoltura biologica. Quindi è tutto importantissimo quello che stiamo facendo. Quindi penso che le iniziative di aggregazione, siano esse aggregazioni di tipo cooperativo produttivo o di tipo cooperativo bancarie, sono benvenute, anzi inutile star lì a cercare di fare, di mettersi uno contro l'altro, non ha senso, insomma. Per la banca etica europea però ti do la parola. Ma velocemente, perché proprio oggi il consiglio di amministrazione della banca ha ha affermato che esiste una quinta provincia. Noi come banca abbiamo chiaramente giustamente delocalizzato, perché altrimenti non si può stare vicini, quindi oltre il nord-est, il nord-ovest, il centro e il sud, da oggi fa parte a titolo pieno la Spagna, che è la quinta provincia, con Fiare che è diventata assolutamente partecipante. Quindi in questo momento la Spagna, che per tutta una serie di motivi anche giuridici non ha potuto portare avanti un discorso di una banca etica, ce l'ha tramite noi. E in Europa ci sono due network importanti, che sono di INES e FEBEA, Federazione Europea Banca Etica Alternative, che raggruppa le banche etiche, quelle che hanno avuto appunto l'autorizzazione, e poi c'è un altro organismo, INES, che rappresenta anche tutte le altre realtà sociali che non sono tipicamente banca, come può esserlo anche la MAG, ma che svolgono in ogni caso questo tipo di funzione. Esistono anche degli organismi mondiali, c'è la Global Alliance, che è un organismo mondiale che raggruppa le banche etiche e di microcredito, e esistono anche delle società finanziarie, ad esempio la SEFEA, che ha sede sempre in banca etica, che aiuta e sta facendo crescere tutta una serie di banche nell'est europeo e che quindi sta cercando di dare in maniera diretta un circuito economico diverso. Voi sapete che specialmente nell'est molte banche grosse, anche italiane, pensate ad Unicredit, hanno comprato quasi tutto quello che c'era da comprare in quei paesi. Ecco, e quindi questo sta creando parecchie situazioni di difficoltà. E quindi ecco, questa SEFEA cerca di lavorare molto nell'est europeo con dei programmi particolari. Si era iniziato anche in tutto il Mediterraneo, quindi in particolare Marocco, Tunisia, Egitto, Palestina anche, Libano.
Adesso da un anno a questa parte ci si è fermati per i motivi che voi potete ben immaginare, però da oggi Banca Etica non è più solamente italiana, ma e quindi nel consiglio prossimo, consiglio di amministrazione, sarà presente anche una componente spagnola. L'ultima domanda, sì, poi se non ci sono altre domande, sì, chiudiamo a Teresa. Sì, siamo un po' tardi. Sì, il discorso del microcredito, allora cerco di dire velocemente, microcredito in sostanza sì, ormai è diventata la definizione per dire il credito ai non bancabili, nel senso a quelle persone che sarebbero sicuramente considerate dalle banche, forse anche dalle banche, anche da Banca Etica ha un po' di difficoltà per una serie di leggi, molte difficoltà, come dice Riccardo, per una serie di leggi imposte dalle normative bancarie. Che adesso, scusami, ecco. Adesso con la nuova legge bancaria sembra, adesso aspettiamo i provvedimenti attuativi, ma sembra che potete fare anche voi adesso direttamente. Sì. Interventi, quindi speriamo che si possa sbloccare, però ha ragione, insomma, sì, cioè, ecco, non è per facile. Cui significa appunto dare fiducia, credito e piccole somme di denaro ai soggetti che assolutamente non sono considerati bancabili, ossia a coloro che sono nella situazione anche estrema di dover chiedere aiuto finanziario per le bollette che scadono, per lo sfratto, per delle spese sanitarie insostenibili e che nemmeno la banca tradizionale o anche le banche etiche riescono a far fronte a questi piccoli prestiti. Per cui più facilmente le MAG, parlo delle MAG perché in Italia, nonostante abbiano promosso Banca Etica, hanno mantenuto anche la loro capacità, stante le normative bancarie sempre più restrittive, di fare anche dei piccoli interventi finanziari. La Madre di Verona, per il microcredito, a causa appunto di una serie di normative molto restrittive, ha trovato la possibilità di farlo in convenzione con la banca di credito di cooperativo qui di Marano e di Verona, con la quale però il rapporto non sta funzionando così bene. L'abbiamo provata anche con la banca popolare, ma non ha funzionato proprio per niente. Con la banca di credito cooperativo invece di Marano riusciamo noi, MAG, facciamo la cosiddetta istruttoria, l'abbiamo definita sociale, nel senso che da prima cerchiamo di capire i bisogni reali della persona. Molto spesso quella persona anche ha bisogno di un accompagnamento nel rivedere un po' tutte le sue relazioni di vita. Spesso sono persone che già sono indebitatissime e che quindi l'indebitarsi ancora può essere un danno anziché una risoluzione ai loro problemi. E quindi cerchiamo di trovare soluzioni che non siano quelle dell'indebitarsi ulteriormente, anche se per piccole cifre, 2-3 mila euro il massimo del microcredito per situazioni di vita, sono 3 mila euro, perlomeno quelli che noi abbiamo convenzionati con la banca di credito, e che l'accordo, insomma, il punto di compromesso che abbiamo avuto con la banca di credito cooperativo è che queste non chiedano alla persona garanzie, perché non ne hanno, ma che qualcun altro, anche con una semplice busta paga, faccia almeno da garante al 50% del credito erogato, con dei tassi di interesse che, ma noi diciamo bassi, ma non sono neanche tanto bassi, perché quelli di credito personale adesso sono sul 4% e per chi è in difficoltà non è neanche un interesse basso, perché per dire qual è l'interesse giusto è difficile dirlo, perché appunto poi le determinazioni dei tassi per le banche sono una serie di variabili che sembrano quasi indipendenti dalla volontà della banca, probabilmente non è così, ma ecco, le altre esperienze delle MAG in Italia in realtà tendono a concedere microcredito a interessi zero e a farsi
pagare le spese di gestione sotto altre forme, un contributo associativo, cioè quantificato il costo della struttura indipendentemente dalle variabili dei tassi di interesse legati ad una serie di altre variabili, cioè ogni struttura cerca di avere il minimo di costi di gestione e farsi sostenere dai costi di gestione non dalla persona alla quale si fa credito, ma da altri appunto che credono che le MAG debbano vivere e che quindi vivono di contributi associativi dati da chiunque crede nella struttura MAG. Ecco. Bene, infine Andrea e poi chiudiamo. Sì, volevo completare con quello che ha detto Maria Teresa. Sì. Sono stato per 3 anni, fino all'anno scorso, quasi anche tutto quest'anno, disoccupato, per vari motivi. Però in questi anni ho messo in piedi un progetto, sono andato da MAG, ho fatto una richiesta, è stato concesso microcredito, ho comprato un furgone, ho cominciato a fare piccola distribuzione organizzata di prodotti biologici a gruppi di acquisto, attualmente servo 9 gruppi di acquisto e stiamo facendo entrare nel progetto, cioè stiamo per dare lavoro ad altre 3 persone, però il tutto con 13.000 euro di microcredito considerato non bancario. Ci vuole un applauso. Grazie Andrea, questo è importante. Altre domande? No, beh, hanno risposto il mio pensiero è euro, non tornerei mai dietro alla lira per una serie di ragioni. La prima è che l'euro ci abitua ad essere Europa, naturalmente non l'euro che è stato fino adesso, bisogna pensarlo come una moneta che ha dietro anche un'unità politica, una maggiore solidarietà tra i paesi europei, quindi deve essere ripensata in sostanza la zona euro, non deve essere pensata solo come una zona economica, ma come una zona politica, culturale, fiscale, come si sta cercando di fare molto lentamente, ma la strada che bisogna imboccare è questa, altrimenti l'euro non ci sarà più. Tornare alla lira vorrebbe dire tornare alla droga della svalutazione, io sinceramente non voglio neanche pensarci, ecco, vorrebbe dire per l'Italia sganciarsi sempre di più dal resto d'Europa, quindi vorrebbe dire tornare a un'economia, vorrebbe dire tornare a rendere l'Italia la Cina dell'Europa, dove si torna a fare prodotti di bassa specializzazione, svalutando la lira, prezzi più bassi e si tira avanti così. L'euro purtroppo molte imprese sono arrivate impreparate perché erano abituate a questo tipo di economia, l'euro ci ha abituato ad essere anche più attenti a quello che facciamo. Purtroppo in Italia manca una programmazione, una politica industriale, manca una politica energetica, e anche questo è il problema che il paese ha nell'adozione dell'euro. Non possiamo permetterci di adottare l'euro rimanendo l'Italia di prima, ecco, questo è secondo me il grosso problema. Ma l'euro non è sopravvalutato, nel senso che i nostri prodotti sono talmente cari sui mercati internazionali che non li compra nessuno. Ma non lo so. Sarebbe meglio che avesse un valore un po' più basso. Guarda che io sono un profano, l'avrei già capito. No, allora, sicuramente, bisogna vedere sopravvalutato rispetto a che cosa. Sicuramente io penso che lo sia rispetto al dollaro, questo sì, nella situazione economica in cui ci troviamo forse sarebbe più realistico avere un tasso di cambio euro-dollaro 1-1, solamente che questo rapporto tra le valute non solo rapporti di tipo economico, sono rapporti anche di tipo politico, e gli Stati Uniti stanno tenendo artificialmente basso il valore del dollaro per i motivi che diceva lui prima, nel senso che gli Stati Uniti sono una grande stamperia di dollari, e adesso però si trovano con un grosso problema di debito, per cui Obama, lo sappiamo fin dall'inizio, dal primo giorno, il giorno dopo che è stato riconfermato,
ha cominciato a dire dobbiamo alzare le tasse, dobbiamo controllare il debito, perché altrimenti gli Stati Uniti rischiano veramente un problema simile a quello dell'Europa dal punto di vista del debito. Quindi Obama adesso dovrà cercare una serie di compromessi con i repubblicani per far passare alcuni aumenti delle tasse in modo che diciamo il debito non venga contenuto solo con il taglio delle spese. Quindi è veramente in una situazione molto difficile dal punto di vista finanziario e fiscale il governo degli Stati Uniti, per cui probabilmente il tasso tra euro e dollaro nei prossimi anni magari raggiungerà livelli diversi da quello attuale, ecco. Quindi il fatto della sopravvalutazione bisogna sempre capire rispetto a che cosa, sicuramente anche rispetto allo yuan o renminbi, la valuta cinese, anche lì ci sono grosse, c'è una guerra sotterranea tra la Cina e gli Stati Uniti, tra la Cina e l'Europa, perché il renminbi o yuan, che si voglia chiamare, la valuta cinese è sottovalutata, dovrebbe valere di più. Quindi sì, lì entriamo in realtà in un terreno molto complesso, che ha molto a che fare con le forze politiche delle grandi potenze. Però se lei mi chiede se l'euro è sopravvalutato, dico sì, è sopravvalutato, certo, rispetto al dollaro, è sopravvalutato rispetto alla valuta cinese. Su questo io non ho tranquillo. Dubbi. Grazie a tutti, in nome di Terra Viva vi invito all'ultimo incontro, a resistere fino alla fine, che sarà mercoledì prossimo, sempre alle 20.30-20.40. Grazie, buonanotte. Grazie.